Sono Tommaso De Nicola, direttore centrale vicario dell'ADC Prevenzione dell'INAIL. Eh, un saluto, un ringraziamento a tutti i partecipanti e eh, volevo innanzitutto ringraziare in modo particolare l'amico Marco Moretti con il quale insomma, abbiamo collaborato con molto impegno e molta passione queste ultime settimane per l'ottimale eh, realizzazione di questa iniziativa. Grazie a tutti. E eh, do la parola e introduce, eh, avvia, dà l'avvio al seminario, il professor Massimo De Felice, presidente dell'INAIL. Grazie. grazie. Grazie a voi. Credo che, come, come sempre, organizzare, organizzare dei seminari per approfondire tematiche è un un'azione molto rilevante che speriamo continui a dare buoni risultati. Il seminario di oggi eh, in particolare affronta tematiche che sono per certi versi anche in fase di eh, valutazione e di sviluppo. L'edilizia è un settore che sollecita grande attenzione riguardo alla tutela della sicurezza anche se gli andamenti infortunistici e faccio riferimento al numero degli infortuni vanno seguendo un trend decrescente e molto accentuato sottolineo il fatto di far riferimento al numero di infortuni perché è una valutazione assoluta che naturalmente non tiene conto del numero degli esposti a rischio ma Già questo dato ci può dare qualche indicazione e qualche conforto. I trend sono eh, tutti decrescenti e ciò che è importante notare sono anche monotoni, cioè da un anno all'altro non è che eh, hanno dei ritorni verso l'alto. Nell'ambito delle costruzioni, cito rapidamente qualche numero, siamo passati da poco più di 86.000 denunce nel 2009 a poco più di 50.000 denunce nel 2013, quindi abbiamo una riduzione che supera il 40%. La riduzione caratterizza tutte le classificazioni con cui noi eh, memorizziamo le, le denunce, cioè in occasione di lavoro, in itinere, senza mezzo di trasporto o con mezzo di trasporto sebbene nell'ambito di queste sottoclassi abbiamo dei tassi di decrescita che sono eh, diversamente accentuati. La disponibilità dei dati ci consente anche ovviamente di misurare il numero eh, delle denunce con esito mortale, anche qui abbiamo avuto un forte decremento, siamo passati dai 312 tristi casi del... 2009 a 180 nel 2013, quindi anche qui una riduzione di oltre il 40% come precisazione nel 2013 di quei 180 casi ne sono stati riconosciuti 124 come attribuibili a, casa, a causa di lavoro. La disponibilità degli open data eh, ci dà la possibilità anche di tenere Sotto controllo molto dettagliatamente il numero delle denunce con cadenza mensile, vi anticipo un numero. Nel periodo gennaio-agosto di quest'anno abbiamo accusato una riduzione dell'8% delle denunce rispetto allo stesso periodo, quindi gennaio-agosto del 2013. Quindi. I trend sono tutti confermati. Siamo ben consapevoli che tutti questi numeri andrebbero normalizzati con il numero di esposti a rischio, ma quello è un numero eh, che non abbiamo a disposizione. Quindi, invece di fare approssimazioni che magari potrebbero risultare un po' troppo eroiche, ci limitiamo a dare la eh, certificazione dei dati sui quali possiamo fare valutazioni di qualità. Vengo adesso a dare tre sollecitazioni che magari potranno tornare utili al, ai vostri lavori, al vostro dibattito. Invece di fare considerazioni assolutamente di principio faccio riferimento a tre fatti, a tre fatti concreti e a tre azioni che l'INAIL continua a condurre con notevole impegno e spero anche con grande successo. Eh, in particolare parlerò brevissimamente del sostegno tecnico, formativo e informativo tramite gli accordi di collaborazione, questo nella prospettiva della prevenzione e del miglioramento della qualità dei posti di lavoro. Il secondo aspetto è eh, la molla fattiva, cioè quali finanziamenti l'INEL mette a disposizione di queste strategie. Il terzo aspetto che a noi specialmente in questo momento, molto impegna è quanto la ricerca riusciamo a farla funzionale all'attività di prevenzione. Riguardo al primo punto, il sostegno tecnico formativo e informativo tramite gli accordi di collaborazione, è bene il riferimento d'obbligo è l'accordo di collaborazione con la Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali, no? in particolare al Network della Sicurezza in edilizia. E in questo accordo che è stato firmato eh, abbastanza recentemente si ribadisce l'importanza della formazione, l'importanza dell'aggiornamento professionale, del controllo delle evoluzioni normative, delle conseguenze organizzative, del trasferimento tecnologico e delle buone prassi e qui la collaborazione con l'UNI va segnalata come azione essenziale. Mi piace prendere, queste sono tutte espressioni che io espunto dall'accordo che abbiamo, che abbiamo firmato, mi piace segnalare questo collegamento fra l'attività di prevenzione, le problematiche organizzative e di trasferimento tecnologico. Dico questo perché... Questo collegamento consente di agganciare direttamente una problematica fondamentale, che è quella del finanziamento a queste azioni, e cioè il finanziamento al trasferimento tecnologico, al miglioramento tecnologico dei processi di lavoro, all'evoluzione all organizzativa di questi processi. Sui finanziamenti, anche qui. Senza andare per linee teoriche mi concentrerei su due fatti importanti. E cioè vi cito che dal 3 novembre attiva la procedura telematica per partecipare al bando che, cade, che scade il 3 dicembre di finanziamento alle imprese per progetti di innovazione tecnologica. È un bando che è rivolto anche alle piccole e medie imprese che operano nell'edilizia e è finalizzata la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni, dice genericamente la formula di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il, eh, dietro questa formula noi però dobbiamo vedere, ripeto, il miglioramento dei processi organizzativi, la, il miglioramento delle strutture tecnologiche, il miglioramento della formazione e dell'informazione. Lo stanziamento complessivo di questo progetto è di 30 milioni, per l'edilizia ne sono destinati 9 milioni e mezzo, l'incentivazione copre sino al 65% dei costi di progetto, come si dice con brutta ma forse gradevole espressione a fondo perduto, e copriamo sino a un massimo di 50 mila euro con un minimo. Questo è rilevante dirlo, molto basso di 1000 euro, con ciò tentando di incentivare anche azioni che non siano di portata mastodontica in quanto a volumi, ma che comunque anche piccole azioni possono dare i loro esiti protettivi. L'ultimo punto riguarda la ricerca. Secondo noi, secondo noi non è possibile fare buona prevenzione se non eh, si mette al servizio della prevenzione l'attività dell di ricerca perché la ricerca migliora il fronteggiare i rischi che già conosciamo, consente di lasciare intravedere rischi emergenti e quindi consente di fare una preparazione che sia effettivamente preventiva rispetto all'attività del tenere sotto controllo le fonti di rischiosità. Sulla ricerca l'INAIL è molto impegnata, impegnata non soltanto sui contenuti e sugli sviluppi di questi contenuti, ma impegnata soprattutto nell'organizzazione, nell'integrare l'attività di ricerca nelle strategie e nelle attività direi, quotidiane dell'INAIL in particolare rivolte all'attività di prevenzione. Un segno di questa attività, in particolare guardando alle esigenze dell'edilizia, è proprio il secondo dei quaderni di ricerca che l'INAIL pubblica e il secondo quaderno è stato pubblicato alla fine dello scorso anno, è un quaderno sull'analisi e valutazione del comportamento dell'assorbitore di energia nei sistemi di arresto caduta con differenti masse di prova. Ciò significa che è un quaderno finalizzato a sistemi di protezione per caduta dall'alto. Sappiamo che questa è causa rilevante degli infortuni, specialmente in edilizia. E segnalo questa pubblicazione proprio per dire che c'è uno sforzo vivo nel portare attività, se consultate il quaderno voi vedrete che ci sono parecchie analisi sperimentali dirette proprio al sostegno di soluzioni tecniche per la protezione della caduta dall'alto. Secondo noi questo è il segno forte del tentativo che stiamo facendo con sforzo e forza di integrare i piani della ricerca nell'azione strategica e tattica del nostro istituto. Parlo con un po' di rammarico di tentativo perché costruire una ricerca finalizzata in senso vero richiede sensibilità e capacità da parte dei ricercatori e capacità di organizzazione da parte nostra e queste due cose noi dobbiamo ancora Reciprocamente potenziarle, ma siamo ottimisti eh, anche un po' testardi e quindi abbiamo fiducia. Vi ringrazio. Siamo noi a ringraziare il professor De Felice per i tanti spunti di riflessione che ci ha fornito per il proseguo della nostra discussione. Do Adesso la parola a Marco Granto, la Presidente della Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali. Buongiorno. Eh, abbiamo concentrato in questo seminario l'esame degli aspetti che caratterizzano il lavoro del sistema dei CPT. Di, molti di questi investono il rapporto che abbiamo con l'INAIL. Quindi devo ringraziare in primo luogo il presidente professor De Felice, il direttore generale dottor Lucibello, il direttore centrale della prevenzione l'ingegner Ester Rotoli che hanno avuto tanta attenzione nel favorire il decollo di tutte quelle iniziative che stiamo facendo con loro. Ringrazio anche il dottor Pennesi che in rappresentanza del Ministero del Lavoro, che conosce e che ci ha sempre seguito nel sistema della bilateralità. Ringrazio voi che siete intervenuti, ringrazio perché eh, questo dimostra che il sistema dei CPT è un sistema efficiente, è un sistema che sta funzionando ed è un sistema che si interfaccia bene con, le altre, con gli altri sistemi, diciamo con l'INAI, con il Ministero, con tutti quelli che ci danno una mano per riuscire nel difficile, nel difficile compito di portare la sicurezza massima nei nostri cantieri. Devo purtroppo iniziare queste mie considerazioni introduttive richiamando l'attenzione di tutti sul fatto che nel settore dell'edilizia ancora oggi non si intravedono segnali di ripresa. Ne parlavo prima anche col professor De Felice, ma purtroppo non, non abbiamo noi la bacchetta magica per, per vedere come, come fare. Per meglio dire, ce ne sono piccoli. Ogni tanto Lorenzo mi dice che c'è qualche segnale, Lorenzo Bellicini che studia, dice c'è qualche segnale. Noi siamo tutti in attesa che questi segnali divengano, divengano realtà. Quindi, il prolungarsi di questa difficile crisi economica sta generando un fenomeno di ritorno di quell'economia grigia e sommersa che, per, che non, non porta certo alla regolarità, soprattutto anche per quella regolarità che tanto avevamo, eravamo riusciti a, a portare, cioè con il DURC eh, abbiamo, un, abbiamo dato un grosso apporto alla regolarità. Questa sottolineatura nella crisi non sarà facile per gli enti bilaterali intercettare un'eventuale ripresa in quanto, in quanto quando questa arriverà o sarà capace di configurarsi anche con una ripresa della regolarità, oppure inevitabilmente la rete bilaterale del settore ne risulterà tagliata fuori. Crediamo che dobbiamo leggere in questo contesto le difficoltà che stiamo riscontrando nel far recepire quel modello culturale nuovo che è rappresentato dall'asseverazione, su cui tanto abbiamo lavorato. Ormai da due anni e mezzo a questa parte, e, e continuiamo a lavorare tutt'oggi. Il rilascio degli attestati asseverativi da parte del CPT è l'atto conclusivo di una scelta che l'impresa compie a monte, dotandosi di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro e gestendolo efficacemente. Ricordo che il testo unico. Per la salute e, sicurezza, la e la sicurezza, la definizione del modello di organizzazione e gestione è strettamente connesso alla attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza. Cioè, ricordo come la legge renda inscindibile lo sviluppo delle strategie aziendali con il tema della prevenzione. Lavoro e sicurezza sono due facce della stessa medaglia. quando, grazie al lavoro di coordinamento che l'UNI ha fatto, abbiamo declinato i criteri per la procedura severativa delle imprese di costruzioni e di ingegneria civile. Lo abbiamo fatto consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato nella fase attuativa, in un comparto come il nostro, caratterizzato da una presenza diffusa sul territorio di piccole e spesso micro realtà produttive. È evidente quindi come questa crisi e con le particolarità del settore le priorità imprenditoriali siano il lavoro e la continuità aziendale e risulti difficile penetrare con l'idea dell'asseverazione. Eppure si sta operando sul territorio e di primi risultati cominciano ad arrivare. In questo devo dire che i CPT si stanno attivando sui loro territori per facilitare le imprese ad arrivare all'asseverazione. Entro la fine dell'anno avremo il primo gruppo di aziende asseverate. D'altra parte verrà evidenziato di seguito dal direttore del Cresme Lorenzo Bellicini che presenterà il rapporto di attività 2014 dei CPT. La Commissione nazionale ha operato un notevole sforzo organizzativo e finanziario, e perché non dirlo anche finanziario, lo ripeto perché abbiamo, stiamo facendo parecchia fatica, per realizzare in attuazione della prassi di riferimento tre corsi di formazione della durata di 120 ore ciascuno. Hanno partecipato 84 professionisti o dipendenti dei CPT che i territori hanno, delle regioni e dei vari CPT hanno mandato e quindi li abbiamo formati e quindi siamo pronti, direi con 84 proprio su scala nazionale, siamo pronti ad attuare quanto. L'impresa, rivolgendosi al CPT locale, potrà ricevere il servizio asseverativo con una garanzia, che è stato quello che di una uniformità su tutto il territorio nazionale e questa è una cosa molto importante. L'INAI, dopo un momento iniziale di incomprensione, ha sostenuto la sperimentazione della procedura di asseverazione, come dimostrato dal bando ISI, con gli incentivi concessi alle imprese che migliorano le condizioni di sicurezza, alle quali viene attribuito un punteggio importante. Se in possesso dell'attestato asseverativo rilasciato dai CPT. Come dimostrato anche dalle previsioni del nuovo modello T24, attraverso il quale le imprese ottengono lo sconto sul tasso di premio raggiungendo i requisiti necessari, già con la sola asseverazione del modello di organizzazione attuato. L'accordo con il Ministero del Lavoro che dovremo firmare per indirizzare la vigilanza nei confronti delle imprese in possesso dell'attestato di asseverazione in corso di validità, è quello che noi chiamiamo la chiusura del cerchio. Ricordiamo che la Commissione nazionale, sulla base dell'accordo che andremo a firmare, dovrà trasmettere al Ministero l'elenco delle imprese asseverate che lo pubblicherà online in un sito. Così gli organi di vigilanza di tutto il territorio nazionale possano prenderne visione e tenerne conto per programmarne la propria attività. Il seminario odierno, come già ricordiamo, nel seminario odierno, come già, ricordiamo, come già ricordavo, vogliamo mettere a fuoco alcuni punti che ci potranno qualificare per il futuro. Infatti, vorremmo concretizzare al più presto il nostro accordo con l'Inei sulla base di una ricognizione in corso per conoscere gli ambiti di collaborazione in atto su tutto il territorio nazionale tra INA e le CPT consente, e ciò consenta di valorizzare i vari progetti rendendoli fruibili per tutti e favorendo una loro articolazione differenzia e differenziazione. Ne guadagnerebbe la possibilità di ampliare i campi di intervento. Ne deriverebbe un'ottimizzazione dell'uso delle risorse. I progetti migliori o quelli più sviluppati localmente diverrebbero così patrimonio di tutti gli operatori della sicurezza, generando così un possibile effetto moltiplicatore. Ben inteso, non si vuole in alcun modo limitare le autonomie territoriali dei nostri CPT. Peraltro, in base all'organizzazione di ciascuno, non sarebbe neanche possibile, ma più semplicemente cogliere ogni opportunità che il sistema può generare. Vi è infatti una ricchezza di competenze straordinaria, grande, per, che però raramente riusciamo a mettere a frutto al 100%. Vorremmo provare ad invertire questa condizione. Sapete bene quanto sia difficile lavorare come sistema. Vi è un ultimo punto relativo ai lavori odierni su cui vorrei soffermarmi. Riguarda il rapporto di attività che viene presentato come lo scorso anno fondendo i dati riscontrabili dalle visite di assistenza in cantiere, che rimane la funzione principale che deve essere svolta dai CPT. Questo rapporto sarà corredato da analisi e numeri che attengono all'andamento complessivo della sicurezza in Italia. Si, conferma, si confermano risultati importanti, 46.000 visite effettuate nella rete dei CPT. Certo, non sono le 52.000 che avevamo tre anni fa, ma sono sempre un ottimo risultato. E questo testimonia come noi siamo presenti anche durante un periodo di crisi così duro e importante. Sicuramente nel prossimo futuro anche l'attività di prevenzione e sicurezza dovrà misurarsi con i cambiamenti che ci sono in atto. Nella crisi del settore si modifica e si allinea faticosamente con nuovi parametri che per la prima volta genera innovazione anche nel nostro settore, da sempre, salvo specifici cementi, fermo ad un modo di lavorare di tipo tradizionale. I cambiamenti sono già in atto e ora non vederli, oltre che mioci, ci renderebbe colpevoli. Le parti sociali nazionali, con i recenti rinnovi contrattuali, hanno tracciato una, riva di una, una linea di riforma sulla bilateralità che potrà essere in grado di garantire la funzionalità futura. Non è un percorso facile, ma dobbiamo impegnarci tutti per renderlo possibile. I cambiamenti in atto e la riforma della bilateralità ci chiameranno sempre più a misurare in termini di qualità le nostre funzioni. La, le quantità rimarranno importanti, ma la qualità sarà decisiva. E' in questa ottica che va letta la decisione di dotarci di un osservatorio visite di cantiere. Forse sarebbe giusto chiamarlo osservatorio a rete, poiché potrà funzionare soltanto se lo garantiranno gli enti territoriali con un apporto costante, con un'implementazione sistematica da cui dipenderà la sua qualità. E qui tutti i CPT devono collaborare a questo rapporto e devono mandarci i dati. Capite bene che si tratta di un salto di qualità enorme, in quanto possiamo, in quanto passiamo da informazioni riepilogative che venivano fornite annualmente sul complesso dell'attività di ciascun CPT, ad informazioni che riguardano le singole visite, raccolte in tempo reale e quindi puntuali e dettagliate. Dovremmo essere in grado di sapere le cose e di avere dei rapporti almeno bimestrali, se riusciamo a fornire i dati in maniera costante. E questo ci servirebbe per intervenire rapidamente dove troviamo delle criticità, ma soprattutto anche dove le vediamo, quali sono le criticità maggiori a secondo delle zone e della tipologia del lavoro. Le potenzialità sono elevate potremo scavare nelle problematiche della sicurezza, identificando con precisione le realtà in cui queste si annidano e potremo fornire informazioni statistiche in grande quantità, mettendo in condizioni le parti sociali di adottare politiche idonee e funzionari per migliorare la situazione. Pensate alle argomentazioni suffragate da dati che potranno essere fornite, ad esempio, per l'elaborazione di una politica di incentivi mirati e non a pioggia o per quanto riguarda la stessa bilateralità, a come sarà possibile far emergere i fabbisogni formativi nel settore della sicurezza. L'Osservatorio, inoltre, contribuirà ad uniformare le modalità di visita, che non vuol dire che dobbiamo fare tutti la stessa cosa, eh? con l'uso di parametri uniformi. Aggiungo a questo proposito che come la Commissione nazionale, che come Re, Commissione nazionale faremo uno specifico intervento formativo risvolto a tutti i direttori e i tecnici dei, dei CPT che abbia come obiettivo l'omogenizzazione delle visite alle imprese. Ne potrebbero per concludere vorrei soltanto aggiungere che un osservatorio con le caratteristiche di quello da noi delineato non, al momento non, ri non risulta esista in questo Paese. I dati di cui normalmente si dispone sono sempre distanti nel tempo degli accadimenti, mentre così li avremo in tempo quasi reale. Certo abbiamo, avremo vincoli della privacy, ma ritengo che le informazioni che potranno emergere e la loro tempestività debbano divenire patrimonio di tutti i CPT e di un sistema che è il nostro sistema della bilateralità impegnato per fare una buona sicurezza. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente Grantola. Eh, con un po' di imbarazzo a questo punto presento me stesso. Questa è la scaletta. Eh, illustrerò molto velocemente quelle che, anche perché alcune cose sono state eh, anticipate da Marco Garantola quelle che sono le eh, principali attività in collaborazione tra eh, INA e CNCPT eh, per poi passare agli interventi diciamo, più tecnici e successivi. Eh, eh, recente quadro strategico dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro intende garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai circa 217 milioni di lavoratori eh, presenti nel territorio comunitario. Rappresenta quindi un obiettivo strategico della Commissione europea e a questo fine opera in stretta collaborazione con gli Stati membri, le parti sociali, le altre istituzioni e organismi comunitari, a cominciare dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Risultando sostanzialmente i rischi presenti eh, nel territorio comunitario sostanzialmente omogenei, è evidente che l'Unione è chiamata a svolgere un ruolo primario per aiutare gli Stati membri a farvi fronte nel modo più efficiente al fine soprattutto di garantire piena parità di condizione a tutti i lavoratori nel territorio della comunità europea. In tale quadro generale è noto che tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale, l'INAIL nel nostro Paese da anni persegue la promozione della cultura della eh, sicurezza, eh, della salute e della sicurezza sul lavoro, la crescita dei livelli di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia, particolarmente orientati al settore delle, piccole, eh, delle medie, piccole e micro imprese. A fine di potenziare ulteriormente lo sviluppo di questa sua funzione prioritaria, l'Istituto punta a creare sinergie inevitabili con gli altri attori istituzionali e con le parti sociali, a fine di, di trasferire e rendere effettivamente e concretamente fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti e metodologie, rivolte in particolare, in particolare ai eh, settori a più elevata rischiosità. In questo ambito eh, il modello di prevenzione delineato dal decreto 81 del 2008 e dalle successive modifiche conferisce, come sappiamo, agli organismi paritetici un, un ruolo di grande rilievo, attribuendo loro l'importante funzione di supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e, la, e della sicurezza sul lavoro. L'articolo 51 del decreto 81 assegna proprio agli organismi paritetici, tra gli altri, il compito di rilasciare, lo ricordava prima il dottor Garantola, su richiesta specifica delle imprese, un attestato comprovante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. In pratica con questa asseverazione l'organismo paritetico, assolvendo la missione di promuovere la prevenzione, garantisce la conformità e la corretta applicazione del modello adottato dall'impresa rispetto alle norme vigenti. Eh, L'asseverazione inoltre può avere anche, eh, come sappiamo, efficace esimente della responsabilità amministrativa e gli organi di vigilanza possono appunto tenerne conto ai fini delle, eh, dello svolgimento delle relative attività ispettive. Nel recente passato è, era stato già possibile creare, sviluppare numerose sinergie con eh, CNCPT, sia a livello territoriale che a livello centrale. centrale, tramite varie iniziative a sostegno della bilateralità nel settore dell'edilizia, che sappiamo, insieme a quello dell'agricoltura, rimane ancora eh, tra quelli maggiormente a rischio di infortuni, in particolare di infortuni gravi e mortali. Poi, il 3 ottobre del 2013, è stato sottoscritto questo accordo triennale, appunto, attualmente vigente il cui obiettivo è quello di divulgare a livello nazionale i contenuti della prassi di riferimento regante indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e ed di in ingegneria civile, utile proprio a definire la procedura necessaria per il rilascio dell'attestazione eh, della corretta adozione di un modello organizzativo e gestionale efficace sotto il profilo prevenzionale. A seguito della sottoscrizione di questo accordo sono state organizzate tre edizioni del corso per tecnici verificatori della durata di 120 ore ciascuna. Il percorso formativo prevedeva approfondimenti normativi in materia di salute e sicurezza e indicazioni tecnico-gestionali riguardanti l'applicazione dei modelli di organizzazione e, e di gestione della sicurezza, seguendo l'articolazione didattica prevista appunto nella prassi di riferimento. Sempre a seguito della sottoscrizione dell'accordo del 2013, sono state poi realizzate iniziative informative finalizzate a divulgare la conoscenza dei contenuti della prassi stessa, come ad esempio una brochure dedicata al tema dell'asseverazione edilizia, quale strumento appunto ha a supporto delle aziende. E sulla base di quanto detto, è evidente l'importanza di approfondire ulteriormente gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza nel settore che ci interessa, anche in considerazione delle appunto molteplici iniziative già realizzate a livello territoriale. Pertanto, accogliendo anche l'invito di Marco Garantola, potrebbe essere effettivamente eh, considerata l'opportunità di aprire a questo punto nuove e più efficaci forme di collaborazione un eventuale ulteriore accordo quadro tra INA e il CNCPT potrebbe infatti porre le condizio condizioni più favorevoli per l'individuazione di linee di attività congiunte finalizzate alla realizzazione in ambito nazionale di azioni di sistema, di interventi concreti ed efficaci sul territorio in risposta alle esigenze eh, relative alla salute e sicurezza sul lavoro in edilizia. L'iniziativa di oggi, quindi, a questo punto coerentemente anche con le politiche che l'Istituto persegue per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza in un'ottica di prevenzione, può quindi, potrebbe quindi rappresentare una significativa occasione di confronto, di scambio di conoscenze per proseguire nel percorso che abbiamo comunemente intrapreso, che non ho, no, insomma, possiamo sicuramente definire percorso altamente virtuoso. E... Nella sottoscrizione degli accordi, noi come Direzione Centrale eh, Prevenzione, sottoscrizione ovviamente affidata al Presidente De Felice, eh, teniamo conto della rilevanza di alcuni settori produttivi particolarmente significativi, sia in termini di numerosità di lavoratori coinvolti, sia di incidenza infortunistica e tecnopatica, eh, valorizzando a questo proposito in particolare la replicabilità delle iniziative dell'iniziativa anche ad altre realtà territoriali. Quindi gli ambiti di collaborazione individuati potrebbero essere co il coordinamento, il monitoraggio dei programmi di intervento per lo sviluppo della prevenzione nelle realtà territoriali e la realizzazione di studi e indagini finalizzate al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro nelle micro e piccole imprese. Questo in coerenza, come dicevo all'inizio, con la strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 e possibilmente prendendo spunto da alcune attività eh, sinergiche già realizzate a livello regionale. Ve ne sono diverse e possono essere considerate come utile punto di riferimento, cito ad esempio nel Veneto il progetto verifica e consulenza e monitoraggio nei cantieri di Ili prevede accessi di tecnici dei CPT presso cantieri allo scopo di verificare in loco le condizioni di sicurezza e la presenza di eventuali situazioni ad alto rischio. E cito anche l'esperienza del Friuli dove non solo sono state previste eh, visite programmate, accessi congiunti ai cantieri da parte dei CPT e tecnici Inail. Ma anche la somministrazione il loco di test finalizzati ad evidenziare la percezione del rischio da parte dei lavoratori e infine la formazione della durata di otto ore, di cui quattro su temi di carattere generale, le altre quattro su temi specifici opzionali, tipo ad esempio cadute all'alto o quant'altro. Ma il progetto che ci è sembrato a questo punto maggiormente significativo tale da costituire una sorta di eh, benchmark esportabile appunto ad altre realtà territoriali è stato quello della Toscana. Ed è proprio per questo che eh, invito a parlare il collega e amico dottor Mario Longo, direttore regionale dell'Emilia Romagna e da qualche mese anche direttore reggente della Toscana. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno a tutti, vi auguro un attimo di preparazione. Buongiorno allora, a me il compito di rendere testimonianza di questo progetto che è stato fatto in Toscana. Anche se immeritatamente sono qui sul palco perché ho cominciato a far danni in Toscana solo dal primo settembre, quindi per questo sono almeno indenne, non è vero, perché è un bellissimo progetto questo qui che è stato fatto in, in Toscana che riguarda proprio il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È nato nel, nell'ambito del... Il protocollo dell'edilizia, che già nel 2011 aveva visto partecipe anche la Regione Toscana in questo percorso, e ha avuto ancora il suggello dal protocollo siglato nell'ottobre del 2013 con il CNCPT. Il progetto si articola in una prima fase di confronto teorico con le imprese, sto delineando così in linea di massimo il progetto, in una seconda di percorso operativo all'interno delle stesse per l'implementazione del sistema SGSL e in un successivo intervento di un soggetto terzo che accerterà la bontà del progetto. Tutto questo nell'arco di 12 mesi e quindi dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre del 2014. Importante è che eh, le imprese che hanno partecipato a questo progetto sono state individuate dalle scuole professionali di Ili secondo un criterio di trasparenza e considerando la forte motivazione a dotarsi di un sistema volontario di gestione della sicurezza nel proprio ambito. Sono state 10 le imprese scelte, distribuite in questa prima edizione tra la provincia di Firenze, Arezzo e Grosseto. Le imprese non hanno superato la dimensione di 15 unità dipendenti da un minimo di 3 ad un massimo di 15, perché questo è il settore a particolare rilevanza e soprattutto per fornire un valido contributo alle imprese che hanno una ridotta, una limitata capacità organizzativa sulla parte della sicurezza. È strutturato applicando tutte le linee guida esistenti attualmente, sia quelle italiane sia quelle inglesi, e al modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del decreto ministeriale ovviamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 45 del 22-4-2014. L'articolazione prevede una modulistica riguardante le operazioni rilevanti. Procedure semplificate di descrizione delle attività direttamente riconducibili alla salute e alla sicurezza dei lavoratori è stato avviato con un primo incontro condiviso fra tutti i soggetti coinvolti presso la sede INAIL di Siena ed è proseguito con successivi accessi presso le imprese. Il gruppo ha condiviso e adottato i seguenti principi: la tutela della salute e sicurezza sul lavoro come un diritto fondamentale dell'individuo nell'interesse della collettività. La sicurezza e la cultura della prevenzione considerate come valore l'approccio strategico organizzativo dell'attività di prevenzione, l'attenzione all'uomo soprattutto, l'efficacia esimente amministrativa del modello organizzativo, la maggiore efficienza e il valore aggiunto economico all'azienda. L'importanza dei contenuti, oltre al rispetto delle norme, delle leggi, delle scadenze e degli adempimenti formali, non è più un adempimento, anzi deve essere un valore che deve essere inserito nella coscienza culturale dell'azienda. Gli accessi presso le aziende avevano l'obiettivo di conoscere la dimensione, la natura, l'attività e la relativa complessità dell'organizzazione, la significatività dei pericoli e dei rischi presenti nell'azienda, potenziali o residui, i soggetti potenzialmente esposti. Documenti dell'organizzazione della sicurezza nell'impresa, sia il DVR, il, il Duvri, il FOS, e ovviamente conoscere gli incidenti e le malattie profe professionali verificatisi nell'ambito dell'azienda. Per definire questo, il campo di intervento per le singole imprese tipiche del settore edili, quali le ristrutturazioni edilizie, le opere in cemento armato, i risanamenti di locali, le piccole scavazioni e il movimento di terra intervento per conto di soggetti privati o pubblici o anche in proprio. Tali ricognizioni sono state condotte direttamente con i datori di lavoro e anche con i lavoratori dell'impresa che si occupano quindi di, di sicurezza, prevedendo anche delle interviste. I propositi sono quelli di ridurre progressivamente incidenti, infortuni e malattie professionali, minimizzare i rischi a cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi, contribuire a migliorare la sicurezza sul eh, lavoro, ridurre il rapporto costi-benefici degli interventi di prevenzione, migliorare ovviamente l'immagine aziendale, aumentare l'efficienza e le prestazioni delle aziende. Altre ulteriori opportunità che ha fornito questo progetto sono proprio la spinta all'innovazione, lo sviluppo qualitativo del territorio di appartenenza, evitare sprechi, quindi aumentare il senso e l'educazione e anche la cultura dei lavoratori e degli imprenditori coinvolti, ottimizzare i costumi, i consumi, scusatemi, il minore inquinamento e il rispetto ovviamente ambientale. I potenziali diciamo, risultati da questo percorso progettuale, il benessere psicofisico dei dipendenti, la migliore vivibilità del posto, eh, vivibilità del posto di lavoro riduzione dell'assenteismo, riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, prestazioni sempre più qualificate e a minor costo, ovviamente maggior fiducia degli utenti. Quindi in, ho un obiettivo in sintesi e implementazione del sistema di SGSL nella piccola impresa edile, sono state destinatari le imprese edili medio piccole struttura del progetto, una sezione teorica in aula di introduzione al sistema, una sezione presso le imprese per lo studio delle caratteristiche di ciascuna impresa, per lo sviluppo del modello di sicurezza aziendale, per la verifica del sistema implementato e per la verifica finale di implementazione. L'attestazione del sistema attraverso un soggetto terzo istituito per accompagnare le imprese nel percorso senza che sia certificata e asseverata l'azienda. E proprio in virtù della qualità di questo progetto, che io veramente ho ritenuto bellissimo e ho vissuto adesso solo l'ultima parte, adesso farò l'ultima sessione prevista per dicembre, prevediamo di estendere questo stesso progetto anche ad altre particolari imprese del settore edile che eh, per i lavori dall'alto, i lavori confinati e, e gli scavi, coinvolgendo un altro numero di aziende che nel loro massimo non supereranno le 30 aziende. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie dottor Longo. Seguiamo adesso l'intervento del dottor Stefano Putti, dirigente della Direzione Centrale prevenzione e ci parlerà delle, delle azioni di sostegno dell'Istituto al settore dell'edilizia. Allora, buongiorno a tutti, eh, appunto il mio compito è quello di descrivere brevemente eh, il sistema di incentivi alle imprese che sono stato messo appunto dal, dall'INA e dall ormai da qualche anno. Eh, certamente la norma di eh, riferimento è l'articolo 11,5 del decreto legislativo 81 del 2008 che ha legittimato l'istituto a eh, finanziare le imprese soprattutto di piccole, medie e micro dimensioni. Per realizzare questi progetti di investimento. Anche precedentemente noi avevamo fatto dei bandi, ma eh, certamente erano finanziamenti che arrivavano dal Ministero. Questa norma legittima l'Istituto a utilizzare le proprie risorse per finanziare questa tipologia di progetti. Gli eh, strumenti che eh, l'INEAL ha messo in campo sono sostanzialmente due. Eh, L'avviso pubblico ISI eh, che è ormai un'iniziativa consolidata, strutturata, che è rivolta a tutte le imprese, a qualsiasi eh, settore appartengano, quindi anche compresa eh, l'edilizia, e eh, il bando FIPIT, eh, che sono eh, diciamo, i, un bando per i finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica. Che è un'iniziativa di carattere sperimentale che abbiamo avviato a luglio di quest'anno con la pubblicazione del bando ed è rivolta esclusivamente alle piccole e microimprese appartenenti al settore dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione di materiale lapideo. Eh, diciamo che si tratta di una eh, prima iniziativa che, eh, ove eh, diciamo porta i frutti. Eh, verrà eh, successivamente eh, prorogata. Ovviamente la differenza tra due, mh, tra due bandi è il fatto che nel primo caso abbiamo un'iniziativa di carattere generale, nel secondo caso è un'iniziativa settoriale, quindi andiamo a scegliere i settori dove effettuare il finanziamento. Parlando del bando ISI, eh, eh, vediamo che eh, siamo arrivati, stiamo elaborando la quinta edizione. I fondi che abbiamo messo a disposizione negli anni sono stati 60 milioni nel 2010, eh, 205 nel 2011, 212 nel, eh, 2000, 155 milioni nel 2012, di questi però 79 milioni erano stati sottratti con normativa per eh, diciamo, mh, diciamo, sostenere eh, le imprese colpite dal terremoto, le popolazioni colpite dal terremoto nel, in, in Lombardia, in Emilia Romagna e in Toscana. E poi l'ultimo bando, eh, quello ancora in atto, sono, eh, sono stati previsti 307 milioni. Le risorse poi vengono ripartite a livello regionale e costituiscono le basi per gli avvisi regionali, perché in realtà si tratta di singoli avvisi regionali, ma vediamo quali sono i progetti che eh, riusciamo a, a finanziare. Intanto ci sono i progetti di investimento, cioè progetti di carattere strutturale, in particolare si tratta di ristrutturazione e modifica strutturale e impiantistica degli ambienti di lavoro, installazione e sostituzione di macchine e dispositivi di attrezzature o modifiche del layout produttivo. E infine interventi combinati tra i precedenti. Questo per quanto riguarda gli, i progetti di eh, investimento. L'altro asse di finanziamento sono i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Tra eh, le varie eh, diciamo, eh, attività che finanziamo non c'è soltanto l'adozione del sistema SGSL ma anche, come vedete, l'adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui l'articolo 30, proprio asseverato dalla prassi di riferimento per il settore delle costruzioni edile di ingegneria civile. Sostanzialmente con il bando ISI si vuole dare un sostegno anche economico alla diffusione di questo modello eh, diciamo, tra le imprese. E poi l'adozione di sistemi di responsabilità sociale come L'SA 8000, o, o diciamo, la rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. L'avviso prevede appunto un contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 65% delle spese sostenute e documentate da parte dell'impresa per un importo massimo di 130.000 euro e un importo minimo di 5.000 euro. Per le imprese però che hanno ehm, un numero dipendenti inferiore a 50 non è stato previsto alcun limite minimo di contributo dato il fatto che eh, questi progetti possono avere eh, diciamo un'entità economica di modesta eh, rilevanza e quindi questo per evitare che fossero esclusi progetti anche piccoli nel caso di eh, progetti di eh, responsabilità sociale o, o relativi a modelli organizzativi. Ovviamente le norme di finanziamento, i progetti sono soggetti alla normativa europea del de minimis, che come sapete per l'edilizia fissa a 200.000 euro l'importo massimo entro tre anni che non può essere diciamo, superato. Eh, la procedura che noi seguiamo per il finanziamento di questi progetti è il, la procedura valutativa sportello. Sostanzialmente, è una procedura che facilita eh, la gestione e l'istruttoria dei progetti eh, eh, e quindi prevede determinati fasi. La fase diciamo, di requalificazione, che è la fase in cui noi chiediamo alle imprese, sulla base dei progetti presentati e della tipologia di impresa, il raggiungimento di una soglia minima di accesso che eh, quest'anno è stata fissata in 120 punti e viene calcolata come somma di parametri che, oggettivi che l'INA ha fissato, quali per esempio la dimensione aziendale, il tipo di rischiosità dell'impresa, tipo, la tipologia di intervento. Se eh, diciamo, la somma di questi punteggi attribuiti ai parametri supera i 120, mila, 120 punti, a questo punto è possibile accedere alla seconda fase, che è la fase di eh, invio telematico della domanda. Eh, e ovviamente noi andiamo a eh, finanziare soltanto fino all'esaurimento eh, all delle risorse eh, che sono state messe in budget e la caratteristica di questa procedura è che non andiamo a finanziare diciamo, il progetto migliore ma andiamo a finanziare eh, quei progetti che hanno superato quella soglia diciamo, di 120 punti e quindi che sono meritevoli di finanziamento e ovviamente la, 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 la scelta viene fatta sulla base del click day in base all'ordine cronologico delle domande. Sostanzialmente chi arriva prima eh, ottiene il finanziamento. Non è, non è previsto uno scorrimento, questo per, eh, per accelerare la fase istruttoria, però i fondi che dovessero rimanere non utilizzati vengono generalmente impiegati nei successivi. Eh, nei successivi bandi perché appunto sono bandi che noi facciamo annualmente. Poi c'è la fase finale di verifica tecnico-amministrativa per le imprese che sono risultate idonee e quindi che devono presentare tutta la documentazione e se eh, la documentazione è idonea ottengono un, pro, un, un provvedimento di eh, autorizzazione alla realizzazione del progetto che può essere realizzato entro, tre, entro un anno dalla. dalla dal provvedimento appunto favorevole fino alla rendicontazione e quindi al finanziamento del progetto. Venendo invece al bando oh, FIPIT, eh, questo bando FIPIT, come abbiamo detto, è, è rivolto soltanto alle piccole e micro imprese operanti nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia e del settore lapideo. E sono stati stanziati 30 milioni di euro, anche, questo, anche in questo caso sono suddivisi eh, diciamo a livello regionale, quindi formano la base per bandi regionali. Per l'edilizia sono stati stanziati circa 10 milioni di euro, 5 milioni eh, per materiale lapideo e 15 milioni per eh, l'agricoltura. La, I progetti che in qualche modo vengono ad essere finanziati sono stati. Individuati in maniera più, oh, diciamo, mh, più pertinente, più oh, diciamo, particolareggiata rispetto al bando ISI. Infatti, per l'agricoltura si tratta di, eh, di adeguamento dei trattori perché abbiamo riscontrato che la maggior parte degli infortuni gravi e mortali deriva proprio dal ribaltamento di questi trattori che sono privi di dispositivi di sicurezza. Eh, per il settore dell'edilizia, invece, il contributo è rivolto a favorire l'acquisto di tre macchine che riducano i rischi di caduta dall'alto o eh, connessi alla movimentazione manuale dei carichi nei cantieri temporanei e mobili. Questo per venire incontro ai maggiori rischi rilevati eh, di infortuni in questo settore. Per eh, il settore dell'estrazione e lavorazione materiale e lapide, anche in questo caso c'è il finanziamento di tre macchinari. Eh, che però riducano a, a, i rischi di esposizione al rumore, alle polveri e anche qui alla movimentazione manuale dei carichi. Eh, per quanto riguarda l'importo e il contributo, per eh, analogia è stato ehm, diciamo fissato al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, con un contributo massimo in questo caso è stato eh, è abbassato a 50.000 euro e un contributo minimo a. 1000 eh, euro. Anche in questo caso, ovviamente, eh, c'è da rispettare le regole, le norme in materia di eh, de minimis. Infine, ehm, per dirvi eh, diciamo, questa, questa procedura, ovviamente, è ancora aperta eh, dal 3 novembre al 3 dicembre: le imprese potevano presentare domanda per ottenere questa tipologia di finanziamento. Dopodiché eh, questi progetti, essendo un bando eh, a gradatoria, dovranno essere sottoposti a una commissione di valutazione che dovrà esaminarne tu tutti quanti attraverso una comparazione, quindi attraverso una griglia eh, che è stata diciamo, fissata nel bando che individua i parametri di riferimento. Sulla base di questa gradatoria verrà appunto individuata le imprese che possono ottenere il finanziamento, ma in questo caso, a differenza del bando ISI, c'è la possibilità di scorrimento della gradatoria. Quindi se qualche impresa non riesce a ottenere il finanziamento perché rinuncia o perché poi ha presentato documenti che non sono pertinenti, le eventuali somme che sono residuate possono essere utilizzate per eh, diciamo, fare lo scorrimento della gradatoria. In questo caso i tempi di realizzazione sono stati più contenuti da un anno di ISI a sei mesi, proprio perché la tipologia di progetti è ben individuata e quindi diciamo, le attività eh, diciamo, da realizzare sono meno impegnative. Anche qui c'è la fase finale di rendicontazione attraverso la quale, se si supera questa fase, si ottiene il finanziamento. In grosso modo questo, per sommi capi, è diciamo, i due sistemi che sono stati posti dall'INAIL e quindi con questo vi ringrazio. Grazie, grazie Stefano. Eh, concludiamo a questo punto il giro di interventi di parte INAIL. Eh, parla Fabrizio Benedetti, coordinatore del settore prevenzione della Contarp Centrale. Si parlerà dei modelli organizzativi e linee guida per le piccole e medie imprese nel decreto 13 febbraio 2014. Buongiorno a tutti, intanto è un piacere essere ancora una, una volta insieme a tante persone che. Nel questo ultimo anno e mezzo ci siamo conosciuti e io ho avuto modo anche di apprezzarvi durante tutti gli eventi formativi che abbiamo fatto in questa attività che è stata già citata e delineata, soprattutto sul fronte dell'asseverazione. Veramente è un piacere. Io eh, però devo chiedere aiuto perché non trovo più la cartella con gli interventi, e quindi devo chiedere aiuto alla sala regia se mi dà una mano perché... C'è un'enorme cartella convegni con tantissimi, Fai, non so quale sia. E, e, intanto ne approfitto perché. Eh, eh, Sono sempre io, sì. Sempre. <ride> Grazie mille. No, intanto volevo approfittarne perché ho sentito prima il presidente Carantolo che diceva un momento iniziale di incomprensione. Ma io però non, non, non l'ho vissuta così. Io l'ho vissuta come una fase, quella lì sull'asseverazione, nella quale, come dire, eh, adesso è sparito Lenzi che era qui un minuto fa. Ma insomma, una fase in cui eh, eh, c'era un documento che Lina non aveva condiviso sul quale abbiamo cercato di fornire un contributo. Contributo che è stato in larga parte accolto e che poi ci ha consentito successivamente di fare un lavoro insieme per andare a sperimentare insieme questo, questo percorso. Quindi, più che incomprensione, diciamo è stato un momento di, per trovare un'unità di intenti che secondo me è stata molto positiva e che speriamo lo sia ancora di più per il futuro perché la strada per ora è solo a metà. Abbiamo fatto un'attività formativa impegnativa. Eh, adesso dobbiamo, iniziano le asseverazioni eh, e dobbiamo cercare di vedere come queste si sviluppano sul territorio in una maniera uniforme, perché questo è un elemento importante, e garantendo, come già sembra insomma, che questo stia, stia avvenendo, le premesse sono buone: un'imparzialità, un, tutti quei criteri che garantiscono che il meccanismo possa essere riconosciuto come, come affidabile e, e, e in grado di portare buoni risultati. Ma io non rubo altro tempo, anche se siamo un po' in anticipo, non è che me ne voglio approfittare più di tanto, forse un po' me ne approfitterò, ma no, scherzo. Eh, invece entro subito in argomento, anche perché anche l'intervento del Dottor Longo a mi ha stimolato, perché l'anno scorso, ad aprile... A marzo, aprile siamo riusciti a far pubblicare quel decreto un po' con un colpo di coda. Dopo diversi anni di lavoro nel seno del comitato 4 della commissione consultiva permanente, scadeva la commissione consultiva, eh, c'era un cambio di governo. In, in un paio di settimane, riprendendo come dire con il contributo di tutte le parti sociali, siamo riusciti a far uscire questo, questo decreto, eh, che come dire entra un po' a gamba tesa in questo periodo così è entrata a gamba tesa anche nell'attività che stavamo facendo col CNCPT e vedo che invece c'è già una sperimentazione importante nella quale è coinvolto l'INAIL che non conoscevo e sono contento se ci sarà modo vorrei anche approfondirla un po' di più per saperne un po' di più. Ma entrando un po' in argomento, anche riprendendo un po', così cominciando proprio da dove il Dottor Lungo l'aveva lasciato io Direi questo, noi stiamo cercando da diversi anni di sostenere come la sicurezza sul lavoro possa essere un elemento di competitività per le aziende e per il sistema e che questo possa essere ottenuto riconoscendo che la sicurezza debba essere integrata nella gestione complessiva delle organizzazioni e che per farlo c'è bisogno di un approccio manageriale proprio su questo aspetto, quello della sicurezza sul lavoro. Quindi non tanto e solo adempimento, ma soprattutto a ricerca di obiettivi da perseguire per ottenere risultati misurabili nel tempo. Questo può consentire di ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni e il numero delle malattie professionali, tramutando i costi sociali estremamente rilevanti associati a questi fenomeni in opportunità, in vantaggi anche economici. Per le imprese e per il sistema produttivo e il sistema paese in generale. Questo, in un'ottica di responsabilità sociale, io dovrei parlare di responsabilità amministrativa, quindi sanzioni economiche pesanti per le imprese, che invece possono essere come dire, affrontate non, esentandosi attraverso un approccio di responsabilità sociale d'impresa. Anche questo è un, caro, è un tema caro all'INA e alle alluni che collaborano anche su questo fronte attraverso modelli e condivisi con le parti interessate. Quali sono questi modelli condivisi? Il primo è quello da cui nasce tutto, tutto questo ragionamento nasce nel 2001, quando insieme a tutte le parti sociali, associazioni sindacali, associazioni datoriali, l'INAIL e l'UNI, nasce e esce questo documento, linee guida, -Inail, le linee guida per il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, che rendono possibile nel nostro Paese iniziare a parlare in termini diversi, non più e solo di conformità ma di ricerca di risultati, di prestazioni migliori. La pubblicazione di questo documento rende poi possibile anche l'espansione all'interno delle aziende di quell'altro, le, 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 le 18.001, le BS o HSS 18.001 che in realtà poi sono il documento che più si diffonde nelle aziende perché al contrario dell'altro consente la certificazione. Quindi le aziende lo seguono di più. Questo anche nel comparto dell'edilizia, perché anche lì circa 1500 siti sono diventati adesso i siti dell'edilizia e sono certificati 18.000 uno sotto accreditamento. Quindi è un, un qualcosa che si sta diffondendo in termini non, non banali, ancora sono numeri piccoli rispetto al totale delle aziende italiane, ma è un numero rilevante. I risultati si sono iniziati a misurare, questo è il frutto del secondo survey fatto dall'Inail eh, sulle aziende certificate che mostra una riduzione rilevante degli indici di frequenza e degli indici di gravità degli infortuni nelle aziende che hanno il sistema di gestione certificato 18.001 rispetto alle altre dello stesso comparto produttivo. Vedete, i numeri sono alti anche nell'edilizia. Cioè anche un comparto, come è stato già ricordato, piuttosto rischioso, nel quale si verificano un altissimo numero di infortuni anche gravi, ha in realtà grosse opportunità di vederli ridotti attraverso questo tipo di approccio. Le riduzioni, vedete, sono del 33% negli indici di frequenza e del 42% addirittura nella gravità, poco meno della metà, si può ridurre della metà. Certamente va allargato il numero delle imprese, eh, non possono essere solo 1500 devono essere naturalmente di più. Questo, queste potenzialità sono insite proprio nelle stesse caratteristiche del comparto delle costruzioni. Non sto qui a commentare nella slide, né a dirvi cose banali che conoscete meglio di me. È un comparto particolare in cui l'elemento gestionale diventa addirittura ancora più rilevante che non in altri contesti, e in cui i sistemi di gestione, i modelli organizzativi possono in realtà offrire tutta una serie di opportunità e di vantaggi proprio in termini gestionali, relazionali, tra tutti i vari soggetti che operano attorno a un appalto, attorno a un cantiere, mettendoli proprio in relazione e sinergici verso un unico obiettivo, che è quello di ottenere dei risultati economici migliorando la sicurezza, riducendo il numero delle persone che rischiano, Ecco, io penso anche come dire, che forse anche gli obiettivi di alcuni nostri progetti non dovrebbero essere più puntati sulla riduzione degli infortuni, ma sulla riduzione dei livelli di rischio. Perché molte aziende, poi in realtà essendo piccole e piccolissime, non hanno poi così una dimestichezza con l'infortunio grave, che si verifica solo con tempi di ritorno piuttosto lunghi. Mentre in realtà hanno necessità di migliorare i propri approcci di sicurezza. Ecco, questo è possibile attraverso il sistema di gestione anche nel comparto edilizia, soprattutto nel comparto dell'edilizia. L'approccio evolutivo di tutto questo ragionamento è, viene da lontano, viene dalla direttiva 89-391, la direttiva sulla sicurezza, viene dalla direttiva Cantieri, che ancora di più ha un approccio gestionale, addirittura spostandolo dal datore di lavoro al committente che deve gestire il, il, il cantiere per come dire, mettere insieme tutte le varie imprese che vi operano all'interno, l'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavori autonomi, tutto in un sistema articolato che spesso viene un po' visto così, un po' come un adempimento legato a carte che girano, mentre in realtà sono attività produttive che si susseguono e attraverso le quali viene generato il valore. Ebbene, nel 2001 si è stato fatto un ulteriore passaggio associando quindi alla gestione, diciamo così, delineata dalle direttive, una gestione che vede la sicurezza integrata nella gestione delle aziende, la condivisione di valori tra la parte datoriale e la parte lavoratrice e la volontarietà di approccio. E in questo ha trovato, come diciamo, due modelli, le linee guida SGSL e le 18.001, poi si è creato. Che è successo? C'è qualcosa che ho sbagliato? Lo faccio sempre, abbiate pazienza. Ecco, si è creato il sistema di accreditamento e certificazione e poi addirittura avviene qualcosa nel 2007 quando c'è la legge delega e da cui nascerà poi il testo unico, il decreto 81, che amplia il campo di applicazione di una legge, anche questa è il 2001, il 231, quella sulle responsabilità amministrativa delle imprese. Ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime che avvengono con violazione delle norme degli, di tutela degli infortuni e dell'igiene del lavoro. Che vuol dire? Vuol dire che, insieme a una sanzione, alle sanzioni penali per coloro che commettono un reato nei confronti della sicurezza sul lavoro, disattendendo la legge sulla sicurezza sul lavoro, l'azienda può essere chiamata a pagare sanzioni amministrative di tipo economico molto elevate, addirittura fino a, a oltre un milione e mezzo di euro e interdittivo con la sospensione dell'attività e altri divieti legati all'attività di impresa nel caso in cui si verifichino l'omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme di tutela degli infortuni e dell'igiene del lavoro. La stessa legge poi offre un'opportunità e dice: però se l'azienda sviluppa un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire quel tipo di reato... Allora questa può esentarsi dalla responsabilità amministrativa. Rimarrà la responsabilità penale nei confronti del soggetto che ha disatteso le leggi, ma l'azienda, avendo messo in campo un sistema volto ad ostacolare certi comportamenti e cercando di prevenire quei comportamenti lesivi della legge, potrebbe esentarsi. Questo è ampiamente articolato all'interno del decreto 81 attraverso una serie di passaggi che sono la declinazione delle sanzioni all'articolo 300 che diventa un ulteriore articolo del decreto 231 con la declinazione dei contenuti del modello organizzativo che c'è nell'articolo 30 e poi addirittura identificando una modalità di verifica affidata al sistema della bilateralità, cioè l'asseverazione del modello organizzativo che è quello poi stato frutto della, della prassi di riferimento dell'unico col CNCPT e della collaborazione invece eh, che, abbiamo, che stiamo ancora portando avanti. Tra, uni, eh, tra INAI e le CNCPT. Non, non vi sto a leggere l'articolo 30, eh, peraltro chi ha fatto il corso già ne ha anche avuto troppe di queste spiegazioni, però era solo per ricordare che l'articolo 30 delinea il modello organizzativo in una trentina di righe, all'interno dei primi quattro commi dell'articolo 30, quindi in 20 righe bisognerebbe riuscire a articolare un modello organizzativo, invece, insomma, coerente con la funzionalità di un'impresa però lo stesso articolo 30 poi offre un escamotage dicendo al comma 5 bis dice guarda che però i sistemi di gestione realizzati in conformità alle 18.001 linee guida SGSL li puoi considerare conformi con i contenuti dell'articolo 30 quindi il sistema di gestione equivale al modello organizzativo ma per le parti corrispondenti allora qui insomma si era creata un minimo di, di di confusione, Dice, ma quali sono le parti corrispondenti, non corrispondenti, e a questo si è dato poi risposta, eh, è dato risposta in una circolare al Ministero del Lavoro dell'11 luglio del 2011 identificando un'unica parte non corrispondente che è quella del sistema disciplinare, il, codice, il sistema sanzionatorio interno all'impresa. Quindi realizzare il, il sistema di gestione 18.001, linee guida SGSL, aggiungendo. Il, eh, il sistema disciplinare interno equivale ad aver fatto un modello organizzativo esimente ai sensi dell'articolo 30. Noi stiamo anche lavorando in questo periodo a, a una possibile norma internazionale sui sistemi di gestione, la, la ISO 45001. Dopo tanti anni e tante traversie, la 45001 ha un gruppo di lavoro all'ISO che sta lavor allacremente lavorando alla sua redazione. C'è già un lungo testo. Che stiamo discutendo, siamo ancora lontani dalla conclusione, ma è probabile che nel giro di un anno, un anno e mezzo, noi vedremo questa nuova norma. Questa non è contenuta nel comma 5 dell'articolo 30, quindi evidentemente occorrerà fare un ragionamento anche di questo tipo, cioè questa nuova norma potrà diventare esimente? Io mi auguro di sì, anzi dovremmo fare in modo che lo sia, sarebbe l'innovazione eh, delle innovazioni, ma questo... Diciamo un ragionamento che poi occorrerà fare in sede di commissione consultiva presso il Ministero del Lavoro per un eventuale ricevimento. Per ora noi sappiamo che 18.001 e linee guida SGSL sono i due riferimenti principe per realizzare l'articolo 30. Quindi noi abbiamo un sistema di gestione con le sue articolazioni. Dobbiamo, il cui sistema di vigilanza descritto dall'articolo 30 è dato dal monitoraggio audit interno di esame della direzione del sistema di gestione, in cui, a cui dobbiamo aggiungere il codice disciplinare e il sistema sanzionatorio interno. Il tutto deve essere efficacemente attuato e qui scatta la verifica degli asseveratori e in più va aggiunto il cosiddetto organismo di vigilanza che non è previsto dall'articolo 30, l'articolo 30 non ne parla, però ne parla la 231. Quindi non può essere considerato, non è stato considerato anche dalla Commissione Consultiva Permanente e dalla circolare dell'11 luglio 2011 la parte non corrispondente. In quanto l'articolo 30 non ne parla, la linea guida Unina e il 18001 non ne parla, non ne parla la 231, quindi in realtà è un elemento comunque fondamentale per completare il percorso esimente nei confronti della 231. Il comma 5 bis dello stesso articolo 30 dice, diceva, dice però bisogna identificare procedure semplificate per le piccole e medie imprese per lo sviluppo dei modelli organizzativi e gestionali, procedure semplificate. Eppure lì il lavoro è stato piuttosto lungo, sia per capire eh, chi fossero le piccole e medie imprese, sia per capire. Che tipo di modalità semplificata si poteva ottenere senza ridurre le tutele nei confronti dei lavoratori delle piccole imprese? Eh, che funzione e che collocazione doveva avere l'organismo di vigilanza? Quali strumenti operativi potevamo mettere a disposizione oppure no? Ecco, tutto questo ha trovato una sua concretizzazione in questo decreto eh, del 13 febbraio di quest'anno, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche tempo dopo. Che ha eh, delineato la, un campo d'applicazione piuttosto vasto perché si può applicare in tutte le aziende al di sotto dei 250 dipendenti che non abbiano requisiti di bilancio estremamente rilevanti, cioè tutte quelle che rientrano nella raccomandazione della Comunità Europea del, 300, del numero 361 del 2003, cioè la stessa che si utilizza per esempio per il bandi INAIL, per identificare le piccole, imprese, piccole e medie imprese e i bandini. Quindi è un, un ventaglio di di tipologia di imprese estremamente vasto, io credo che sarà fuori l'1% delle imprese nazionali e quelle dell'edilizia forse anche meno dell'1%. Forse è piccolo, forse non riuscite a leggerlo, io ho cercato di ingrandirlo, ma più di tanto o facevo 10 slide, o lascia... ma era solo per richiamarvi l'indice di questo documento che a parte la premessa, l'introduzione e la formulazione della politica. Che è in realtà un'allocuzione contenuta nella definizione di modello organizzativo dell'articolo 2 del decreto 81, il resto è la sequenza dei commi e delle lettere dei primi quattro commi dell'articolo 30. Quindi uno segue direttamente l'articolo 30 e trova le varie parti, i vari contenuti che servono per implementarlo. Quindi in questo senso è. Diciamo già una grande semplificazione, non è stato riarticolato, è stato esplicitato, spiegato l'articolo 30. Questa è la seconda parte, a cui poi è stata aggiunta un'esplicitazione importante nella parte di verifica, identificando nell'audit interno l'elemento principale. L'altro aspetto fondamentale di questo decreto è stato ridare un po' ordine alle diverse definizioni contenute nelle diverse leggi ma anche nelle, nelle norme sui diversi soggetti coinvolti perché il 231 non parla di piccole imprese ma parla di enti di piccole dimensioni non parla di datore di lavoro ma di organo dirigente mentre invece questi due termini datore di lavoro e piccole e medie imprese sono i termini utilizzati al decreto 81 se poi andiamo a prendere addirittura 18.001 per esempio non parla mai dell'uno né dell'altro e parlando di vertice aziendale parla di alta direzione, di top management. Allora come mettere insieme tutto questo? Anche perché, e perché è necessario metterlo insieme? È necessario metterlo insieme perché nelle piccole imprese questo soggetto in realtà è... Si, tutti questi cappelli vanno sulla testa di una sola persona. Quasi sempre è così. E quindi capire questo elemento e eh, come dire, renderlo esplicito è stata... Una discussione non facile all'interno del Comitato 4, qualche componente lo vedo anche in sala, uno è laggiù, <ride> e che ci ha portato via un bel po' di tempo, ma insomma penso che il risultato sia stato importante, anche perché l'elemento diciamo sì, fondante del modello organizzativo è capire l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità. Compiti e responsabilità che passano da un soggetto all'altro del sistema della piramide, della gerarchia aziendale e che dall'altra prevedono l'effettuazione di verifiche a ritroso lungo la catena delle responsabilità, perché queste sorta di deleghe, di passaggi di responsabilità appunto risultino effettive. In più c'era un altro elemento, l'organismo di vigilanza. La stessa 231 diceva che negli enti di piccole dimensioni questo organismo poteva essere eh, lo, stesso, eh, eh, lo stesso organo dirigente a svolgerlo, a, a interpretarlo. Allora il fatto di aver detto che l'organo dirigente eh, può essere il datore di lavoro dà questa possibilità al datore di lavoro di essere lui stesso l'organismo di vigilanza. Anche perché nella piccola impresa non c'è un ulteriore passaggio. Che so io un, un apro un consiglio d'amministrazione, il datore di lavoro è il proprietario ed è colui che sarà chiamato eventualmente a compensare, a pagare le rilevanti cifre della, di una possibile condanna in termini di responsabilità amministrativa. E quindi è lui stesso interessato a sorvegliare tutto ciò che c'è sotto. Non c'è nessuno fuori dall'impresa che possa sorvegliare lui stesso. Quindi questo è un ulteriore elemento di facoltà. Non c'è un obbligo ovviamente del datore di lavoro di essere l'organismo di vigilanza. Eh può comunque rivolgersi all'esterno, può comunque dare un incarico a qualcun altro, se non ritiene di avere le competenze, se non ritiene di avere tempo, se non ritiene... ma in realtà al contrario, se invece ritiene di avere le competenze o ritiene di avere il tempo, ritiene di poterlo fare, può evitare di ricorrere all'esterno e interpretare da solo questo ruolo essenziale per l'efficace attuazione del modello organizzativo. Ci sono poi, nella, nella, nel, allegati al decreto, 18 schemi tecnici, 18 modelli eh, modificabili, revisionabili, tant'è vero che sul sito del Ministero del Lavoro sono addirittura in formato Word, proprio perché le, le imprese so, se li possano scaricare, li possano riempire, li possano eventualmente anche migliorare, aggiungendo informazioni evidentemente, non togliendone, eh, che possono facilitare il percorso di eh, attuazione, di, eh, di eh, adozione del modello organizzativo da parte delle imprese. Io, così sono 18, ovviamente non, non ho il tempo di mostrarli tutti, vi mostro due esempi, uno di tipo organizzativo e gestionale, parte dalla politica per definire gli obiettivi, le azioni per realizzarli, gli indicatori attraverso i quali questi verranno misurati nella loro realizzazione, così come gli elementi di pianificazione che sono i costi e i tempi. Quindi un modello di tipo organizzativo gestionale e un altro di tipo più operativo come quello di consegna dei DP. Questi sono i due tipi di modelli presenti, alcuni di tipo più gestionale, altri di tipo più operativo, se volete più verso la conformità, che comunque danno una facilitazione in generale alle imprese di potersi gestire sia gli adempimenti sia lo sviluppo del miglioramento. E tutto questo vi troverete a verificare attraverso il meccanismo di asseverazione, attraverso una prassi che delinea moltissimi degli aspetti che dovrete verificare, alcuni veramente li delinea, andrebbero ulteriormente approfonditi, credo che anche il percorso fatto fino adesso, anche semplicemente solo attraverso la formazione che abbiamo fatto ma anche le prime esperienze che probabilmente state svolgendo saranno confermando questo aspetto ma altri dal mio punto di vista evidentemente, non magari non operativo ma attuativo del nostro percorso li dobbiamo ancora un po' discutere perché noi dobbiamo assicurare questa uniformità sul territorio del processo di asseverazione non possiamo avere diverse modalità in una regione piuttosto che in un'altra, in una provincia rispetto a un'altra. Dobbiamo fare in modo che il comportamento dei verificatori possa essere sorvegliato, verificato, che non ci siano comportamenti troppo severi o, o troppo poco severi. Dobbiamo gestire gli attestati, che poi hanno una valenza che non so quale sarà nel percorso di verifica delle. delle degli organismi pubblici di, di vigilanza, forse c'è un'attività so, di cui non so gli esiti, e un altro perché poi questi attestati entreranno invece nel, nel percorso INAIL, il riconoscimento di eh, incentivi economici o di sconti di premio. E quindi è essenziale che questo elemento possa essere tracciabile, nel senso che se l'attestato viene sospeso o viene ritirato, questo deve essere una comunicazione tempestiva che possa essere rapidamente Verificata anche dai sedi territoriali dell'istituto. E allora per fare tutto questo, noi eh, stiamo seguendo una serie di azioni. Una parte è già svolta, quella dei corsi di formazione, almeno per gli asseveratori. Io non so se, se è il caso, come dire, che, che questa attività che sugli asseveratori ritengo al momento conclusa, perché 90 asseveratori sul territorio da zero che ce n'erano un anno fa. Mi sembra già un ottimo risultato che ce ne possa essere un altro invece di attività non per gli assicuratori, ma per i progettisti di questi modelli. Che forse, come dire, può essere un po' come diceva Troisi di cominciare da tre. <ride> forse dovevamo farlo prima, chi lo sa. Però eh, può essere un elemento importante quello di andare a supportare coloro, le aziende o coloro che presso le aziende debbono poi. Realizzare quanto poi voi andrete a verificare, facilitandole piuttosto che trovarsi sotto esame senza aver studiato. Qui è successo qualcosa? No, vabbè, ma il computer non lo riavviamo, però questo non si spegne. Eh. Nascondi, non ci pensa proprio. Nascondi, non, non si nasconde. Va bene. Tanto sto in conclusione. Quindi, siamo in fase di sperimentazione di questo processo di asseverazione e dobbiamo poi iniziare a testare le nostre le commissioni e magari anche la commissione centrale, e su questo penso sia il lavoro che, che noi e voi dobbiamo fare insieme. Io ho grande fiducia in questo percorso che si integra con quell'altro che pure stiamo seguendo in altra via. Che è quello della certificazione e del sottocreditamento, sia in sede nazionale che internazionale, dove va sicuro anche lì i problemi non sono pochi. Però come dire, i risultati fin qui raggiunti in questi 13-14 anni di attività, e come avete visto anche da quel survey che vi ho mostrato, che spero di, poter, di che potremmo rifare con dati più vicini, perché l'ultimo è stato fatto nel 2012. Spero ci confermeranno ancora che la strada virtuosa. Che anche secondo questa strategia, stiamo seguendo, sia ancora possibile e possa portare ulteriori sviluppi. Io vi ringrazio per l'attenzione, finisco qui. Buon proseguimento. Grazie, grazie davvero Fabrizio per il prezioso contributo. Intanto che viene preparato l'intervento successivo, volevo. Dire al dottor Pennesi, segretario generale del Ministero del Lavoro, di cominciare se vuole ad accomodarsi qui sul palco. Grazie. Grazie. Vediamo se è pronto. A questo punto è programmato l'intervento di eh, Lorenzo Bellicini, responsabile del direttore del Cresme. Ci parlerà del rapporto attività CNCPT e osservatorio visite in cantiere. Ecco, È pronto dottor Bellicini? Grazie. Sì. Perfetto, eh, abbiamo fatto un piccolo miracolo perché abbiamo fatto una sostituzione in corsa. <ride> nella... eh, allora, beh, innanzitutto voglio ringraziare Inel e soprattutto CNCPT per questa occasione. CNCPT, eh, con CNCPT ormai lavoriamo da diverso tempo e, e l'anno scorso ci eravamo dati appuntamento eh, con un nuovo, un nuovo sistema. Tanto è che il mio intervento di, di oggi è sostanzialmente diviso in tre parti. Una prima parte, credo se ne è parlato, ne ha parlato il Presidente Dellina e ne ha parlato il Presidente Garantola, eh, che succede nel mercato delle costruzioni. Allora, eh, darò un flash eh, breve, però alcune cose vanno dette di, rispetto a quello che sta succedendo, perché siamo di fronte da un lato a una forte riduzione del mercato e dall'altro a una profonda riconfigurazione di questo mercato delle costruzioni che tocca il tema della sicurezza, soprattutto se ci pensiamo, adesso lo vedremo, alla moltiplicazione, alla frammentazione dei cantieri. Eh, poi la parte centrale dedicata alla presentazione del rapporto che ormai stiamo facendo da da due anni e, e, e però forse la parte più interessante, è quella finale, è questo che avevamo promesso l'anno scorso, è questo nuovo osservatorio visite molto flessibile, molto dettagliato sul territorio, che come dire, ha delle grandissime potenzialità. Allora ehm, prima riflessione, cenni sul mercato la misurazione di quello che succede oggi nel settore delle costruzioni, l'abbiamo con la perdita di occupazione e soprattutto con la selezione delle imprese che operano all'interno del mercato. Eh, abbiamo perso dall'inizio della crisi ad oggi 50.000 imprese eh, attive. Questa è la situazione. Qui vedete il saldo tra iscritti e cancellati alle Camere di Commercio. Eh, 2003, la primavera di quest'anno, del 2014, è stata pesantissima. Si presentavano i bilanci 2013 i bilanci erano pessimi, eh, c'è cioè un'accelerazione ulteriore alla selezione. Il settore è provato, eh, peraltro eh, settimana prossima presenteremo a Milano eh, sia il mercato Euroconsul sia il nostro rapporto eh, invito eh, e, e ci saranno i bilanci 2013, sono bilanci pesanti, sono veramente bilanci pesanti. Eh, Con i bilanci 2012, sostanzialmente il 35% delle imprese di costruzioni del nostro campione, le 200 principali italiane, aveva un ROS negativo, quindi faceva fatica a stare sul mercato. Questo è il ciclo del mercato delle costruzioni: abbiamo vissuto una fase espansiva molto grande, la flessione è importante. E, e, anche se eh, rispondendo anche a quello che chiedeva, diceva prima Garantola, noi adesso ve li farò vedere. Qualche segnale di inversione di ciclo ce l'abbiamo e ci aspettiamo l'inizio col 2005 di una fase nuova, certo con una dinamica di crescita molto, molto contenuta. Un problema importante di questo ciclo è cosa succede all'interno del mercato immobiliare. Guardate, questi sono i cinque cicli della storia del mercato immobiliare del nostro Paese, quello rosso è quello che abbiamo vissuto, è stato un ciclo eccezionale di crescita sia di compravendita che di prezzi, oggi siamo sostanzialmente tornati a livello della fine degli anni 60, dei primi anni 70 come dimensioni del mercato immobiliare Con eravamo arrivati a compravendere il 3,5% dello stock abitativo in un anno con i picchi a 2,5% del passato, oggi siamo a 1,1% eh, e, e segnali adesso li abbiamo di mercato immobiliare che sta in qualche modo eh, ripartendo. Abbiamo toccato il picco minimo, eh, il primo semestre di quest'anno è positivo per un 3,1% di compravendite, le domande di mutui dalle famiglie dal luglio dello scorso anno sono tornate a crescere, eh, gli indici di intenzioni di acquisto nonostante escano indagini che dicono qualcosa di di diverso, eh, confermano un, una, eh, un nuovo grado di affordability tra capacità della domanda e capacità dell'offerta, soprattutto questa domanda andrebbe divisa in due grandi categorie, chi non ha bisogno del credito, ed è una parte non piccola del mercato che ha registrato rispetto ai picchi solo un 25% di caduta e chi invece ha bisogno del mutuo che ha perso il 75% del mercato, del mercato di prima. Ma non solo, eh, certo il credito è importante, i dati della Banca d'Italia dei primi sei mesi dell'anno, l'erogazione di credito all'acquisto di abitazione alle famiglie perché i grandi istituti hanno riaperto l'attenzione all'immobiliare per le famiglie sono più 8%, rimane invece un problema molto serio per chi investe nel settore delle costruzioni. 57 miliardi di, di, di insolvenze, 50 miliardi di debiti, 107 miliardi di problemi, eh, il, il mercato immobiliare resta un, un, dal punto di vista dell'investimento per ora un, una situazione ancora complessa. Eh, due cenni e chiudo questa parte. Eh, non si sa, ma eh, è così, nei primi eh, otto mesi dell'anno i bandi di gara delle opere pubbliche sono cresciuti in termini di importo del 70%, sono stati 21,4 miliardi di euro contro i 12 miliardi dell'anno scorso. Non solo, eh, sono cresciuti anche i numeri. E, e, e Si dirà sono i bandi, dentro ci sono alcune grandi opere, non partiranno adesso, partiranno fra due o tre anni, ma ci sono anche tante piccole opere, ma soprattutto si dice sono le gare, eh, bisogna aggiudicarle. Bene, le aggiudicazioni sono cresciute del 30% in termini di importi, sono cresciuti anche le, eh, il numero. La cosa importante è che tutte le stazioni appaltanti stanno crescendo, certamente i motori sono le ferrovie e le autostrade ma anche gli enti locali. I 7 miliardi di euro che sono stati dati al settore e agli enti locali per pagare i vecchi debiti hanno liberato un pezzo del patto di stabilità e si stanno realizzando interventi di solo esecuzione. Allora, eh, non solo sta cambiando la politica europea rispetto agli investimenti e alle infrastrutture, ci aspettiamo dal 2015 in poi uno scenario diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto. Peraltro, abbiamo alcuni indicatori, ehm, il Cresme eh, sta lavorando moltissimo sui sistemi informativi del settore delle costruzioni. Questo è un dato ISTAT naturalmente sulle importazioni di macchine per le costruzioni a livello eh, nazionale. Vedete in verde gli ultimi mesi, sono tutti in crescita. Eh, quindi abbiamo un segnale sul, di importazione sulle macchine eh, per le costruzioni positivo. Ma abbiamo eh, invece un sistema informativo sulle vendite di macchine, quindi importatori e costruzioni. Costruttori italiani, sono le vendite, sono circa il 90% del mercato delle macchine in Italia. Il 2014 ha chiuso con vendite di macchinari, in numero di macchine, dell'11,6% rispetto al periodo precedente. Eh, normalmente le macchine sono anticipatori di ciclo, va letta anche in termini di riconfigurazione: eh, abbiamo plus, più segnali di prima eh, rispetto alla possibilità che questo settore dia nel prossimo anno qualche, qualche elemento più positivo. Però, eh, questo settore sta riconfigurandosi in vari modi. Uno è quello più, diciamo, più tradizionale. Eh, gli incentivi fiscali del 50-65% hanno molto inciso sul mercato. L'anno scorso, 2013, sono stati incentivati 28 miliardi di euro con gli incentivi fiscali, con un incremento del 45% rispetto al 2012. Il, questi primi mesi dell'anno erano stati positivi. Il gennaio è stato eccezionale perché c'è stata l'onda della scadenza che era stata programmata, poi prorogata e quindi ci si è spostati. Eh, sappiamo tutti che il Paese ha vissuto a partire da aprile-maggio, l'abbiamo definita nel nostro rapporto appunto, che presentiamo settimana prossima, una gelata d'estate. Sono stati tre o quattro mesi, da, da, da aprile, maggio, sino a settembre, drammatici, de, legati a vari fattori. Si è fermato tutto. Si sono fermate persino le richieste di riqualificazione. Meno 2,4, meno 16,4, meno 15,6, agosto negativo, meno 9, settembre ancora negativo. Eh, si è fermato un po' il Paese. Però nel frattempo il mercato delle costruzioni è già cambiato. E questa è una cosa di cui dobbiamo tenere conto, perché sui 175 miliardi di euro del valore della produzione nel 2013, 117 miliardi di euro sono manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente e solo 50 miliardi di euro sono nuove costruzioni. Eh, di questi, eh, 117 miliardi di euro di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente. 36 miliardi di euro sono manutenzione ordinaria, che non viene quasi mai presa in considerazione, e 80 miliardi di euro sono manutenzione straordinaria, di cui 46 miliardi sono eh, legati all'edilizia residenziale e 28 miliardi sono stati incentivati e che vorrebbe dire che almeno, almeno 14 miliardi di questi 28 miliardi sono contributi dello Stato che vengono restituiti al mercato nel giro di 10 anni, ma sono risorse che potrebbero essere usate come leva per una serie di operazioni. Eh, altro aspetto, e chiudo questa parte, è che questo settore delle costruzioni sta vivendo una stagione eccezionale di cambiamento. Un elemento fondamentale che dovremmo, si parlava prima di innovazione tecnologica, di cui dovremmo tenere conto è la progettazione predittiva, no? l'impatto del Building Information Modeling sul, sul, sul settore delle costruzioni. Dal 2000 tutti gli altri paesi europei si stanno muovendo per la definizione eh, di norme legate all'introduzione del Building Information Modeling per quanto riguarda eh, le stazioni appaltanti. Nel 2016 sarà obbligatorio il BIM Level 2 nel, nel, nel Regno Unito. Eh, Cambia il modello di organizzare il mercato eh, e soprattutto la responsabilità tra i diversi attori e eh, il costo dell'errore. E anche da questo punto di vista il, il tema della sicurezza. Ma poi cambiano i materiali: che, eh, eh, microfibre di carbonio, nanogel, i materiali bio, gli impianti ibridi, le biotecnologie, le nanotecnologie, eh, gli ED, gli OLED, le stampanti tridimensionali a getto di cemento. Eh, gli, l'impatto di Internet delle cose all'interno del settore delle costruzioni. In Germania stanno lavorando su quella che considerano la quarta rivoluzione industriale e sull'impatto che questa quarta rivoluzione industriale avrà sul settore delle costruzioni che parte più indietro e quindi avrà i cambiamenti più forti rispetto ad altri comparti di attività insieme all'agricoltura. Qui c'è uno scenario evolutivo del mercato di cui dobbiamo in qualche modo tener conto. Forse un pezzo del settore delle costruzioni entra nel ventunesimo secolo, un altro rimarrà tradizionale diviso in due parti tra chi fa, continua a fare quello che faceva e chi invece fa innovazione incrementale, poi c'è da gestire questo mercato della micro riqualificazione, di cui adesso parleremo perché nel lavoro del, del, delle attività dei CPT sul territorio emerge con forza, eh, micro con micro, oppure modelli di offerta industriale in grado di riaggregare il, il mercato della micro riqualificazione. Eh, rapporto della sicurezza ha uh, una serie di elementi che inquadrano la problematica, il Presidente Felice ne ha, ne ha parlato, uh, certamente dobbiamo dare atto al fatto che dal 2007 seguendo gli obiettivi dell'Unione dell Europea di riduzione del 25% del... Um, degli infortuni, questa è la storia di lungo periodo, eh beh, insomma ce l'abbiamo fatta, no? siamo a meno 30 e quindi abbiamo raggiunto lo, gli obiettivi eh, che avevamo con un percorso accelerato eh, e quindi è una politica, è un'azione che sta avendo eh, risultati. Nel settore delle costruzioni i passi sono stati da gigante, dobbiamo dirlo, no? Ci sono meno 51.000 infortuni tra 2008 e 2013, che è un meno 53%. Il settore delle costruzioni pesava del, sull'11%, sugli infortuni, nel 2008 siamo al 7%. Ehm... Certo, eh, peraltro la cosa, la cosa interessante è, è il fatto che l'infortunistica, per esempio, sapete che questo è un settore ad alta incidenza di occupazione straniera, l'equiparazione della riduzione sostanzialmente degli incidenti tra italiani e, e stranieri, che è un elemento importante. Eh, c'è da mettere in relazione, lo diceva prima Presidente De Felice, no, questi sono i dati, ma poi c'è la dinamica dell'occupazione. Eh, abbiamo bisogno di, di, di misurarli in, in, in rapporto al settore. Beh, intanto un dato certo è, è chiaramente quello sugli incidenti più gravi, quello mortali, che ci fa vedere come abbiamo migliorato ma rispetto ad alcuni paesi eh, siamo ancora indietro. Nel, nel Regno Unito sono eh, Uh, due incidenti mortali ogni 100.000 occupati, noi siamo a 6,3, sostanzialmente siamo meglio della Francia, quindi abbiamo recuperato rispetto ad altri tempi, ad altre situazioni. Eh, siamo ancora distanti appunto tra eh, Olanda eh, 1,6, eh, Regno Unito che ha fatto nei tempi di, dei progressi eccezionali, eh, eh, però insomma abbiamo lavorato bene, abbiamo i risultati, c'è ancora da fare per arrivare ai livelli, ai livelli migliori. Eh, Va detto che questa eh, situazione è frutto di, di politiche di emersione che sono state fatte. Eh, 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 non, perché ce lo nascondiamo? No, non lo raccontiamo quanto dovremmo raccontarlo. C'è stata una politica che ha funzionato, che ha cambiato sostanzialmente lo scenario di, di riferimento. E, eh, tanto è che io ho, ho perso il 50% degli infortuni, ho avuto un calo dell'occupazione del 20% sono passato sostanzialmente da un tasso di incidentalità di, da 37 a 27, il mio miglioramento comunque è del 27% che è in linea con gli obiettivi che venivano dati al, al, a livello europeo. L'abbiamo superato nonostante la crisi del settore. Eh, è importante quello che è stato fatto, bisogna stare attenti a quello che succede. Allora, eh, l'osservatorio, eh, sapete come funziona? Eh, raccogliamo i dati. E raccontano cosa è successo in un anno. Eh, il rapporto 103 CPT hanno collaborato, eh, le visite eh, sui cantieri sono diminuite del 6,3% quest'anno. però gli investimenti sono diminuiti del 12,2%, la nuova produzione residenziale del 10%, la nuova produzione residenziale del 13%. Ehm, sui 103 CPT, 84 fanno le visite, erano 82 l'anno scorso e. Ehm, la cosa interessante è che questo sistema è un sistema eccezionale. 45.000, quasi 46.000 visite, sono stati però visitati eh, 28.000 cantieri, quindi in un anno sono stati visitati 28.000 cantieri e sono state visitate attività di quasi 24.000 imprese. Un sistema eccezionale, diciamo, che produce, come abbiamo visto, eh, risultati. Eh, sapete che sono in atto delle eh, come dire, riorganizzazioni del sistema, eh, i CPT stanno entrando nel, nelle figure degli enti misti, allora dobbiamo stare attenti che questo processo di unificazione salvaguardi l'operatività dei CPT. Se guardate le visite medie per gli enti autonomi sono di 106 per ente, per gli enti misti eh, sono 10, è eh, molto basso, c'è una grande differenza. Nel passaggio di razionalizzazione è importante mantenere la capacità di visitare i cantieri perché eh, se no si perdono i risultati di cui, di cui abbiamo visto. Peraltro questo sistema è veramente interessante perché se guardate abbiamo un, eh, sul ba sulla base delle inadempienze, le inadempienze. Sono 73.000 eh, eh, nel 2012 che vanno a 87.000 nel 2013. Quindi paradossalmente, contrariamente a quello eh, che, stavamo, che stavamo dicendo e vedendo nei dati generali. Perché succede questo? Se andiamo a vedere quali sono le aree dove, dove peggiora la situazione, allora la situazione peggiora nella protezione eh, sui luoghi di lavoro, negli apparecchi di sollevamento nelle opere provvisionali e nei dispositivi di protezione individuale. Che cosa ci raccontano? Ci raccontano quell'evoluzione del mercato a cui facevamo riferimento prima. Tanto è, tanto è che eh, le, le visite sui cantieri di ristrutturazione seguono il mercato e infatti passano dal 40 al 49,8%. I, I cantieri che durano tre mesi passano dal 24 al 33%. Gli interventi, i cantieri, sino a 250.000 euro vanno dal 63% al 77%. Stiamo intercettando sostanzialmente l'evoluzione del mercato. Il 70% del mercato delle costruzioni è fatto di ristrutturazione, e quindi è un mercato fatto di frammentazione che evidentemente mostra i rischi che ci possono essere a lavorare oggi sui cantieri nella micro riqualificazione. E a questo punto il mercato delle costruzioni è un mercato in ristrutturazione, parcellizzato nei suoi cantieri, con interventi meno strutturati, rischi legati alla superficialità e non possiamo perdere il terreno eh, eh, conquistato, per, dobbiamo riuscire a seguire questo tipo di mercato. L'osservatorio visite ci aiuterà a fare esattamente questo, perché eh, questo rapporto è appunto, mandiamo i questionari, vengono compilati i questionari, si elabora il rapporto, i dati sono annuali. Eh, Potremmo fare molto meglio, questo era l'obiettivo che ci eravamo dati, abbiamo lavorato tutto l'anno e l'osservatorio da ottobre è in funzione. È un osservatorio interessante perché se io oggi vado a visitare 100 cantieri e trovo 1000 inadempienze, la media è 10 per cantiere. Ma potrei avere 50 cantieri perfetti e 50 che non lo sono. Dovrei andare a cercare i cantieri virtuosi e capire quali sono quelli non virtuosi. Faccio delle visite successive, abbiamo visto, 27.000 visite, poi ci sono quelle successive. Funzionano o non funzionano le mie visite successive? Riesco a raccontare quello che sta succedendo rispetto alla mia attività e al mio controllo? Ancora. Cambiano le problematiche con cui dobbiamo confrontarci, dobbiamo seguirle queste problematiche e soprattutto dobbiamo adattarle. Oggi abbiamo dei dati generali, possiamo restituirli come abbiamo fatto nel rapporto a livello territoriale, ma dovremo entrare nei singoli territori perché probabilmente ci sono delle aree specifiche dove si lavora in un certo modo e aree dove si lavora in un altro modo, così come potremo tenere sotto osservazione le imprese e i loro, e i loro cantieri. E poi c'è il tempo che, che trascorre tra una visita al cantiere, la raccolta dei dati e le elaborazioni. In questo caso, noi possiamo avere un sistema, come abbiamo eh, realizzato, che è aggiornabile giornalmente, con un sistema di rilevazione standardizzato che consente di avere l'imputazione nel momento stesso in cui si fa la visita ed avere aggiornato il quadro dello scenario con delle potenzialità che riguardano la motivazione della visita, l'ubicazione territoriale, la tipologia del cantiere, la natura del committente, l'impresa e il ruolo nel cantiere, gli ambiti di cantiere effettivamente visitati, le problematiche riscontrate, tutta una serie di informazioni che sono stati toccati. Naturalmente questo è un primo livello di elaborazione che abbiamo fatto, peraltro sono già diversi i CPT che lo stanno utilizzando, quindi è un sistema che funziona, è un sistema molto semplice, molto veloce, Abbiamo lavorato molto su questo, che consente appunto la descrizione del cantiere, delle imprese, dei committenti, dei tecnici, eh, con tutte le diverse informazioni de delle visite. È integrabile tra di loro, non c'è il tempo, sarebbe da, da fare una simulazione. Eh, nel momento stesso in cui io vado a a costruirmi le mie informazioni, ecco che cosa succede, che poi rapidamente mi si generano anche tutti i livelli di informazione e come succede oggi con i grandi contatori, io posso aggiornare sistematicamente il mio database visita per visita, minuto per minuto, paradossalmente come succede. È una cosa che va in linea con l'evoluzione del mercato, l'obiettivo vero poi alla fine è capire il valore della sicurezza. Dal punto di vista diciamo, della salvaguardia degli infortuni e delle vite, ma anche dal punto di vista economico e quindi la possibilità di definire meglio, di creare, di definire meglio gli interventi, le politiche, le azioni e gli ambiti su cui andare. È partito a ottobre, eh, ci aspettiamo appunto di, di, di che cresca. Penso che già da gennaio di quest'anno del 2015 avremo. Avremo, come dire, un quadro di elaborazioni significative. Eh, sicuramente il prossimo anno, quando ci vedremo, il sistema sarà ricco e, e presenteremo i risultati. Grazie. Grazie, grazie a lei, dottor Bellicini. Davvero di grande interesse e grande stimolo le eh, elaborazioni da lei esposte. Eh, notavo prima con. Ehm, Piacere, molto piacere che il Presidente De Felice è rientrato in sala. Prendo, mi permetto di interpretarlo come un segnale di attenzione e interesse non solo istituzionale ma anche proprio personale nei confronti delle eh, nostre analisi, dei nostri lavori odierni. E, mh, mi sento onorato adesso di dare la parola e eh, lo ringrazio per la sua partecipazione qui nella Casa dell'INA, nella in direzione centrale dell'INA dare la parola al segretario generale del Ministero del Lavoro, dottor Paolo Pennesi. A lei la parola, dottor Pennesi. Grazie, il piacere è sicuramente mio perché quella di oggi rappresenta come dire, la tappa finale di un percorso cominciato tanto tempo fa e devo dire che um, un percorso che ha molti, molte sfaccettature e su diversi piani eh, in qualche modo oh, mostra tutta la sua rilevanza. Comincerei da una uh, questione forse formale, ma tanto formale non è. Eh, L'attuazione di questo protocollo um, in qualche modo è anche un pezzo di attuazione del decreto legislativo 81 a distanza di più di sei anni dalla sua approvazione. Se volessi essere un po' polemico direi anche, visto che non si riesce a fare per ragioni note sicuramente agli addetti ai lavori, il sistema di qualificazione professionale delle imprese, la patente appunto nel settore edile, questo non è che la sostituisce, ma è come rappresenta un elemento comunque di avanzamento in quel tentativo di fare luce, di separare una certa tipologia di azienda da altra tipologia di azienda e quindi sostanzialmente è un, eh, uno strumento che eh, passando attraverso l'efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione non è ancora eh, il sistema di qualificazione delle imprese però riesce a farci capire quali sono quelle aziende che al loro interno si sono dotate di questo modello che è sicuramente uno strumento che per molte ragioni è eh, indice di una capacità una serietà nell'affrontare il tema della sicurezza io mi auguro che su questa strada si possa anche arrivare superando le tradizionali divisioni che ancora caratterizzano eh, le parti sociali su quel tema anche eh, al sistema della qualificazione professionale delle imprese che è insomma, la tappa finale prevista dal sistema dell'81. Dall'altro lato, appunto, accennavo, eh, io credo che mh, questa esigenza di, ave, di, di, di avere eh, non più un universo indistinto tra le imprese che operano sul mercato, anche nel settore edile, si evidenzia fortemente e questo non è uno strumento di selezione. Guardate, i, i, i meccanismi, i percorsi di eh, certificazione, asseverazione, fondamentalmente hanno tutti la stessa matrice cerchiamo di spezzare questo fronte dove quando si parla del sistema dell'impresa, poi le imprese sono tutte uguali, dalle piccole, micro a, alle grandi imprese, questo non è così, non tutte le imprese operano secondo le stesse metodiche, le stesse, anche la stessa correttezza sul mercato, cerchiamo di evidenziarlo questo e, e, e questo è uno strumento per arrivare a questo, a questo a questo obiettivo un obiettivo che in questo caso è un obiettivo direi di secondo livello perché la nel, nel, nel sistema dell'edilizia in particolare una prima tappa fondamentale è capire le imprese che si sono dotate di un modello di organizzazione e gestione eh, non tanto e non solo per le questioni che ci vengono ricordate prima Devo dire, dall'81 in poi la prima fase di attenzione e di centralizzazione del dibattito su questo, su questo eh, elemento si è caratterizzato sul fatto che fosse fondamentale o importante i fini del poter evitare la responsabilità amministrativa delle imprese. Questo è l'aspetto in modo più utilitaristico eh, che, eh, che può rappresentare la molla per introdurre eh, il sistema di, di, di organizzazione e gestione, ma in realtà ha una funzione non solo per evitare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma dovrebbe averlo fondamentalmente per capire qual è l'approccio, il sistema anche di controllo interno che l'azienda pone in essere per capire se è in regola, se non è in regola, verso quali prospettive sta andando e quali sono anche gli strumenti correttivi da porre in essere per entrare in un circuito virtuoso di, di regolarità. Eh, dicevo, nel sistema dell'edilizia sappiamo bene altri modelli, faccio esempi, un modello di asseverazione che si sta cercando sperimentalmente di fare per le imprese, eh, per i profili della regolarità lavoristica con il mondo dei professionisti, è un modello che in qualche modo eh, può avere una sua logica e che si basa su alcuni paletti, ma par parliamo di elementi in qualche modo dinamici, ma fino a un certo punto, almeno dal punto di vista degli adempimenti cioè la regolarità della contribuzione la inosservanza di precedenti eh, di violazioni lavoristiche di un certo tipo il eh, non aver riportato certe eh, condanne legate proprio anche qui alla salute e sicurezza ma parliamo di meccanismi che fotogono realtà abbastanza statiche, per l'edilizia la staticità come dire invece è il eh, contrario del processo produttivo che la caratterizza e quindi sappiamo anche che eh, noi tutti entrare in un contesto eh, di cantiere eh, da un giorno all'altro le cose possono cambiare radicalmente. Allora per carità è importantissima quell'opera che eh, secondo me deve implementare, lo dirò anche... Tra un attimo, cioè il sistema del controllo in, eh, in cantiere per capire qual è lo stato dell'arte di quel cantiere, quali sono le criticità fondamentali, se sono criticità appunto legate ai profili organizzativi, al profilo della documentazione di sicurezza, profili invece strutturali, come veniva eh, accennato poco fa. È sicuramente importante. Ma sappiamo bene che a monte di tutto questo c'è proprio l'esistenza o meno di un meccanismo di controllo interno, qual è. Il sistema di organizzazione e gestione, che è un po' la, promessa, la premessa fondamentale iniziale, a, a partire dalla quale poi come dire, le specificità delle situazioni contingenti che io posso andare a verificare di volta in volta, di, di luogo in luogo, oppure anche nello stesso luogo. Nel tempo, eh, con fasi temporali diverse, assumono tutto un diverso, un diverso significato. Quindi, credo che eh, sotto questo profilo, eh, avendo avuto modo di vedere eh, gli allegati che caratterizzano poi le modalità attraverso le quali si eh, arriva a questo meccanismo, che sono poi quelle del modello UNI che eh, i CPT utilizzano, mi pare che sicuramente sia una cosa abbastanza, a, abbastanza eh, importante. Eh, L'altra questione è poi legata però al ruolo che eh, i, i CPT, è stato detto eh, anche eh, poco fa, eh, verosimilmente dovranno andare a assumere, perché questo è un ruolo fondamentale, importante, eh, che viene omogeneizzato e armonizzato tra tutte le diverse realtà. Eh, territoriali, l'altro continua a essere quello del tema dei controlli. Eh, quando ho cominciato a occuparmi di questa questione, rivestivo eh, un altro incarico, responsabile appunto dell'attività di dell attività ispettiva, dove ogni tanto insomma i numeri legati alle potenzialità del controllo pubblicistico su questo mondo e su, questo, e su questa realtà sono dei numeri che. Non cambiano fondamentalmente di anno in anno, parliamo sempre di un controllo pubblicistico che si aggira sui 80-90 mila controlli secondo gli anni, perché sono controlli che fondamentalmente sono legati alle risorse del personale ispettivo che si occupa di queste, di queste vicende e dove un'implementazione significativa non passa attraverso come dire, miracolose informatizzazioni di processi come si può avvenire in altri ambiti, sono controlli che hanno natura legate alla presenza dell'operatore, quindi il soggetto che entra, va, verifica eh, materialmente alcune, alcune situazioni e quindi solo se aumentano il potenziale ispettivo si potrà avere un'intensificazione dei controlli. Ecco io credo che mettere sul piatto della bilancia, lo dico da sempre, eh, altre... Eh, Dinamiche di controllo, non necessariamente pubblicistiche, ma come quelle eh, del, eh, dei CPT, che ammontano circa eh, 50.000-45.000 nel corso del, dell'ultimo anno e sono anche leggermente diminuite, significa rappresentare un terzo di potenziale in più rispetto a quello che può fare il controllo pubblicistico. Sotto questo profilo, dicevo prima, con il compito di verificare per le aziende che si donano del, del, del modello dell'efficace attuazione poi dello stesso non solo l'ho adottato l'ho adottato e ti dimostro che in qualche modo funziona dall'altro per aiutare per implementare quel meccanismo di, eh, di, eh, di verifica sul rispetto delle condizioni di sicurezza nelle, nelle imprese passare già da 80-90 mila più 45 significa andare ad accrescere il potenziale di quelle eh, verifiche che il sistema eh, pubblico conosce che sono un elemento, per carità, non sono il sistema per prevenire o per contrastare necessariamente, cioè non, non sono il solo elemento per prevenire eh, il verificarsi degli infortuni, ma sicuramente la discussione legata al controllo a questo punto direi sia pubblicistico che anche fatto da soggetti privati. Sono diversi gli esiti, sono diverse le conseguenze. Su questo mi auguro che il ruolo degli enti bilaterali sia un ruolo sempre più eh, forte e più incisivo. Mh, guardate, nel tempo non è stato sempre così. Io seguo, mh, ahimè, da tantissimi anni queste vicende, ahimè, per ragioni anagrafiche, evidentemente. Ma eh, devo dire anche la vocazione degli enti eh, bilaterali del settore etico, in particolare anche dei dei, dei comitati paritetici sul territorio non è stata sempre orientata, per esempio, in modo eh, univoco a privilegiare il controllo rispetto invece alle attività formative o prevenzionali. Nel tempo ho partecipato a tantissime iniziative di, di CPT sul territorio dove l'obiettivo principale era fare convegni, fare sensibilizzazione, eccetera, eccetera, e forse rimaneva un pochino recessivo l'aspetto del, del, del controllo in cantiere, o quantomeno c'era, ma non nella misura eh, cui probabilmente è arrivato nel corso de, 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 degli anni, ma questo elemento dell'asseverazione è un altro... Meccanismo che orienta sempre di più i CPT verso questo tipo di attività, magari piuttosto a scapito di quella. Eh, promozionale, prevenzionale di carattere generale sulla quale magari intervengono anche tanti altri soggetti del mondo pubblico e privato, per cui, come dire, mh, forse ci sarebbe, eh, non dico che ce n'è meno bisogno, ma insomma eh, ci sono altri interlocutori. Mentre per invece, invece per un'attività tecnica specialistica di questo tipo, evidentemente molti altri interlocutori non ce ne sono disponibili sul territorio le, al di fuori di quelli che sono gli organi nazionali di controllo. Quindi, secondo me, questo è anche un, un ulteriore elemento che dovrebbe poi sempre in futuro caratterizzare in modo più marcato l'attività della bilateralità nel settore di la bilateralità di carattere di matrice essenzialmente tecnica come questa, eh, come questa dei, dei, comitati, dei comitati paritetici Ecco, sostanzialmente sono queste le ragioni che secondo me danno, eh, segnano oh, con la sottoscrizione oggi di questo protocollo un momento, un momento particolarmente importante che ha davanti a sé però tutta una come dire eh, una lunga strada da percorrere perché questo è solo un momento evidentemente iniziale per capire come si potrà andare ad articolare tutto questo meccanismo nel tempo, sapendo che insomma probabilmente c'è molto da fare e molto da migliorare per assicurare migliori condizioni di sicurezza rispetto a quelle che ancora caratterizzano purtroppo il nostro, il nostro contesto il nostro sistema del, 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 del mercato dell'edilizia. Vi ringrazio. Grazie. Grazie dottor Pennesi, chiedo ai presenti per favore di... Sì, sì prego. Sì, perfetto. Per la firma del protocollo. Infatti. E poi diamo subito avvio successivamente alla tavola rotonda. Grazie. Di pensare per l'appunto alla relazione che c'è stata e ai riconoscimenti intervenuti sul bando ISI sia eh, nell'attenzione che c'è stata per il settore che presenta tutt'oggi le caratteristiche che sono state descritte da diversi interventi, eh, dicevo l'attenzione che c'è stata con l'emanazione del bando FIPIT e dell'attenzione appunto al fatto che sono stati messi a disposizione del settore finanziamenti importanti e poi diciamo nella parte finale della, di questa prima sezione di lavoro eh, si è messo in evidenza, si è presentato il rapporto di attività, quello che si è fatto, io mi soffermo ancora 30 secondi sul fatto che è stata presentata una novità che vi prego veramente di non sottovalutare perché eh, abbiamo presentato, seppure brevemente, il nuovo osservatorio Visite in Cantiere che dall'inizio del mese di ottobre, cliccando sul sito della Commissione nazionale, è possibile diciamo così, attivare il nuovo software che abbiamo messo a disposizione, che ci consentirà di fare un salto di qualità da un, cont da un conteggio quasi meramente numerico del numero delle visite, ad un intervento di qualità delle visite che vengono localizzate nelle singole imprese per le quali sarà, dalle quali sarà possibile estrarre statistiche di carattere generale e statistiche di ritorno per tutti i CPT che abbiano la necessità di monitorare eh, per quelli che già non lo fanno o per quelli che possono trovare anche un miglioramento dal software elaborato delle attività che vengono sviluppate territorialmente. E poi abbiamo compiuto un atto importante questa mattina. Il protocollo che è stato firmato poco fa tra il Ministero del Lavoro e la Presidenza della Commissione Nazionale disciplina l'attività, la quelle due righe che sono scritte nel testo unico a sicurezza sul lavoro, disciplina l'intervento degli organi di vigilanza. Nelle imprese che sono asseverate. Eh, il protocollo contiene una cosa importante: che la Commissione nazionale, che come sapete è la destinataria finale di tutta la procedura perché è colei che è eh, abilitata alla pubblicazione dell'elenco delle imprese asseverate, trasmetterà questo elenco al Ministero del Lavoro che lo pubblicherà sul proprio sito web così che gli organi di vigilanza possano adesso. Sto usando spero un linguaggio non improprio rispetto alla calibratura che è stata trovata nel testo, ma insomma possano tenerne conto nella vigilanza che eserciteranno sui luoghi di lavoro. Io direi che questa è la classica chiusura del cerchio. Abbiamo iniziato un percorso due anni al sono, adesso eh, lo, lo, abbiamo, lo abbiamo chiuso per la prima parte, ma in realtà adesso, adesso si apre la vera questione, e cioè il fatto che i CPT debbono essere attivi sul territorio per eh, asseverare i modelli di organizzazione delle imprese di costruzioni. Eh, ci veniva ricordato dai relatori come eh, sia da un lato esaltante e dall'altro difficile lavorare su questo terreno perché se non ho capito male lo stesso numero di imprese certificate sotto accreditamento accredia eh, raggiunge un numero importante ma sicuramente distante da quelli che sono i numeri complessivi, noi dovremmo fare perlomeno altrettanto come rete dei CPT nel settore dell'edilizia. Per questo che abbiamo titolato questa seconda parte della, dei nostri lavori, l'abbiamo titolato un po' pomposamente Tavola Rotonda, ma qui non c'è un giornalista che sarebbe sicuramente più brillante di me no? che modera un dibattito dove... Ci sono domande e risposte, ci sono degli interventi che sentiremo su questo, su questo tema da parte, da parte dei de, de, de nostri relatori che avete visto nel, nel, nel programma di lavori e che ascolteremo ancora fino alla, alle conclusioni che poi ci saranno con gli interventi del del vicepresidente della Commissione Nazionale e del direttore generale di INAIL. Io do per primo la parola adesso al dottor Paolo Onelli che è il presidente della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, così lo aiutiamo anche a oh, scusa, Giuseppe Pegari <ride> al dottor Giuseppe Pegari che è presidente della Commissione Interpelli e così che gli consentiamo di, ehm, eh, con, eh, con il dottor Paolo Pennesi, poi di poter raggiungere nuovamente il Ministero del Lavoro e, e li ringraziamo perché entrambi appunto hanno voluto essere presenti ai nostri lavori. Poi seguiranno gli altri interventi. Grazie. Grazie, e io ringrazio l'inel ringrazio gli organizzatori. Per poter... eh, il CNCTP che mi danno la possibilità di essere eh, qui. Il tema, io poi devo chiedere scusa, devo correre via per impegni istituzionali assieme al dottor Pennesi. In questo momento sono nel segretariato generale in collaborazione con il dottor Pennesi, oltre che presiedere la commissione per gli interpelli. Voi sapete che eh, esiste anche l'altra commissione, che è la commissione consultiva permanente, presieduta invece dal eh, dottor Onelli. Questo è sicuramente un momento importante. momento importante, perché ci consente di poter meglio orientare l'attività di vigilanza degli organi di vigilanza. E qui eh, il tema che abbiamo è il futuro della salute e sicurezza in edilizia, i modelli di gestione, il futuro della salute e sicurezza. Sicuramente i modelli di gestione sono un passo ulteriore per eh, migliorare eh, l'attività delle imprese sul territorio, per avere imprese edili sempre meglio organizzate, perché noi sappiamo che negli anni abbiamo migliorato tantissimo le attrezzature di lavoro, abbiamo migliorato tanto... Uh, I luoghi di lavoro e chiaramente il futuro è nell'organizzazione e l'impresa. E l'organizzazione dell'impresa l'impresa e far sì che nell'impresa tutto funzioni al meglio non può non prescindere da avere un modello di organizzazione e di gestione. Per gli organi di vigilanza, che in qualche maniera rappresento perché io ho vissuto, mi occupo da 25 anni di queste tematiche, ho vissuto sempre la mia attività all'interno del Ministero del Lavoro, tra quello che era una volta il servizio centrale, una divisione che coordinava l'attività di vigilanza tecnica. Adesso sono al segretariato, ma conservo, come vedete, la presidenza della Commissione per gli interpelli, che è una commissione importante per garantire quell'uniformità di applicazione della normativa sul territorio e per fare chiarezza su quelli che sono i dubbi, che ci sono nell'interpretazione normativa, eh, io ho visto con interesse il rapporto che è stato presentato e anche il modo con cui oggi l'asseverazione viene fatta seguendo la prassi di riferimento Uni, la prassi di riferimento garantisce ovviamente una omogeneità di comportamento degli asseveratori sul territorio, ma quell'omogeneità che noi invece come eh, sistema pubblico. Dobbiamo garantire anche nel sistema dei controlli. Quello che oggi viene chiesto dalla, eh, dalle imprese che lavorano seriamente, correttamente, che vogliono rispettare la normativa e che ci sia anche un'uniformità di comportamento e di interpretazione da parte degli organi di vigilanza. In sostanza non si vuole che organi di vigilanza diversi. Interpretano la normativa in maniera diversa e mettono in difficoltà quindi quelle che sono le imprese serie. E quando si parla del futuro della salute e sicurezza in edilizia, oltre al ruolo importante che ci sarà quindi nell'adozione e efficace attuazione di questi modelli di organizzazione, alla possibilità per gli organi di vigilanza quindi di avere un quadro di quello che accade sul territorio e poter meglio indirizzare la vigilanza, è anche importante, come dicevo, una eh, corretta interpretazione della normativa e una corretta programmazione. Voi oggi sapete che sul, nelle commissioni, oltre a quella per gli interpelli e oltre alla commissione consultiva, che adesso ha ripreso i suoi lavori dopo una pausa eh, dovuta alla ricostituzione della commissione, Esiste anche il comitato previsto dall'articolo 5, di cui anche mi onoro di far parte, che è l'articolo 5 e l'81, que, quel comitato che governa le politiche nazionali di prevenzione. Qui forse dovremmo rivedere un po' questi organi, dovremmo cogliere anche l'occasione di poter migliorare la normativa. Um, vedo che i quesiti che giungono alla Commissione per gli interpelli, che voi poi potrete... Eh, leggere sul sito del Ministro del Lavoro, noi stiamo cercando anche di diffondere sempre queste informazioni, lo faremo anche sul protocollo perché ognuno possa eh, conoscere quello che avviene nel sistema salute e sicurezza. Noi per esempio mettiamo dis eh, disponibile sul sito del Ministro del Lavoro un decreto 81 non ufficiale che aggiorniamo con tutte le modifiche, con un appendice in cui eh, si trovano tutti i decreti attuativi proprio per venire incontro all'utenza. Bene, il futuro da un punto di vista normativo che cosa potrà accadere? Ecco, diamo qualche piccola indicazione su quello che può succedere. Voi probabilmente sapete già che nel Jobs Act di prossima emanazione, dovrebbe essere abbastanza imminente, vi è una delega anche per semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza. Io mi auguro che questa delega venga sfruttata al meglio per poter semplificare e razionalizzare, senza ovviamente abbassare quelli che sono i livelli di tutela attuale nel rispetto anche di quella che è la strategia europea oh, 2014-2020, in maniera tale da poter avere un testo normativo che eh, dia maggiori certezze nell'applicazione normativa e quindi anche nell'omogeneità da parte degli organi di controllo. Eh, se tutto andrà come previsto dovremmo avere a breve la delega, sei mesi per l'attuazione e mh, la prima volta che ci si consente, dopo il, le modifiche introdotte all'81 del 2009, di fare una razionalizzazione che non è quel tentativo di semplificazione che è stato fatto nel 2013 che qualcuno ha criticato perché rimandava decreti attuativi che ci sono stati. Qualcuno dice che di fatti poi una semplificazione vera non, non c'è stata e i passi ulteriori che potremmo avere nel futuro è difficile oggi valutarla. valutarli. L'Agenzia per l'ispezione anche prevista nel CHOPS Act in materia di salute e sicurezza non ehm, innoverà molto perché purtroppo non si è riusciti a tenere in questa agenzia che verrà assieme agli organi ispettivi eh, lavoro in Psynail, non si è riusciti a tenere in questa agenzia anche gli organi ispettivi delle aziende sanitarie che in materia di salute e sicurezza invece eh, svolgono una parte importante di controlli ma eh, che nella mh, come diceva il dottor Pennesi nel settore edile si possono eh, tutto sommato oh, eh, quantificare in circa 80.000 di cui 20.000 Ministero del Lavoro e 55.000 eh, circa nelle regioni, certo sarebbe stato utile poterle avere assieme nell'Agenzia. Dobbiamo sperare che quindi sia eh, l'adozione e l'efficace attuazione di questi modelli di gestione e sia quella che sarà la semplificazione in materia di salute e sicurezza con gli strumenti che abbiamo oggi attualmente e quindi anche con lo strumento dell'interpello aiuti sicuramente a migliorare, fare maggiore chiarezza e rendere sempre più facile l'attuazione delle norme che ci consentano quindi in quel percorso che come abbiamo visto dai dati e in quel percorso continuo di riduzione del numero di infortuni, anche tenendo conto, abbiamo visto nella relazione eh, precedente, anche tenendo conto della riduzione del numero di ore lavorate, che è l'obiettivo che dobbiamo porci, ma abbiamo visto anche che l'Italia eh, si posiziona bene in questa ottica di riduzione nel quadro generale dei Paesi europei. E con questo io vi ringrazio e chiedo scusa se sono costretto ad andare via. Grazie, buon lavoro a tutti, e di nuovo un grazie agli organizzatori e a tutti voi. Grazie. Allora, mentre il dottor Marano si avvicina per prendere la parola, io chiederei a tutti i partecipanti a questa seconda parte di dibattito di venire al tavolo della Presidenza così che poi anche nelle fasi successive siamo agevolati nei lavori. Grazie. La parola al dottor Marano, eh, direttore dell'ufficio qualità negli ambienti di lavoro e di vita del Ministero della Salute. Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare per il cortesio invito che mi ha consentito questa mattina di. Di eh, apprendere cose che noi normalmente come Ministero della Salute seguiamo, ma seguiamo non con un'attenzione particolare, quindi il settore specifico, il problema delle costruzioni, quindi delle asseverazioni per quanto riguarda i modelli di, di gestione. Eh, certamente il settore dell'edilizia è un settore che ha una sua peculiarità particolare, e, eh, peculiarità particolare che gli ha fatto meritare, come ricordava prima il, il Dottor Pennesi. Una particolare attenzione nell'81, in quanto è stata identificata come eh, area eh, in cui il sistema di qualificazione eh, sottolinea la responsabilità sociale, oltre che per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione che deve, devono essere sviluppati in questo settore. Eh, mi riferisco quindi al comma 1 bis dell'articolo 27, è stato ricordato prima, che prevede la famosa patente e appunti per le aziende edilizie, patente appunti che a quanto pare è ancora lontana dal verificarsi. Quindi sicuramente la necessità di un sistema di qualificazione non può fare a meno dell'adozione di un modello organizzativo di gestione della salute e sicurezza che è un prerequisito essenziale per una qualsiasi qualificazione di una che abbia un qualche senso. Ma sperare che il sistema di qualificazione, ancorché validato, ancorché asseverato, possa rappresentare una efficace soluzione per quanto riguarda la prevenzione di infortuni e anche malattie professionali, perché no? Perché si è parlato moltissimo di infortuni, infortuni mortali eccetera, ma non dobbiamo trascurare anche che l'esposizione a fattori di rischio nell'ambito quindi del cantiere edili espone anche a malattie professionali. Dicevo, sono stati presentati numeri molto interessanti per quanto riguardava l'aspetto quindi del calo soprattutto di tipo infortunistico delle aziende che eh, hanno adottato un sistema di gestione si parlava di cali nel settore dell'edile addirittura attorno al 50% quindi sicuramente risultati brillantissimi ma eh, mi veniva comunque spontanea una riflessione critica ma riteniamo veramente che un sistema di gestione ceder asseverato possa essere del tutto efficace soltanto in riferimento agli elementi asseverati dallo stesso sistema di gestione o non c'è un'ulteriore necessità di un ulteriore passo, salto in avanti per quanto riguarda l'asseverazione la di questi sistemi di gestione che deve riguardare anche gli aspetti culturali? E per quale motivo? Un motivo molto semplice. Il punto debole di qualsiasi sistema di gestione è rappresentato dal fattore umano. Il fattore umano è imprevedibile. Ancorché si possa, in qualche modo, standardizzare, migliorare, ottimizzare quello che può essere un sistema di valutazione o creare un sistema perfetto che prevede un sistema di controlli, autocontrolli, requisiti, eh, requisiti strutturali, requisiti di sicurezza, regolarità contributiva e quant'altro. Ma se tutto questo è slegato dall'aspetto culturale, quindi da una più diffusa e precisa conoscenza dei fattori tecnici, organizzativi, ambientali e umani che possono concorrere a determinare l'errore, errore che spesso è l'elemento determinante dell'infortunio, eh, noi non credo che mh, riusciremo a trovare un'efficace soluzione. Per tutte le aziende, semplicemente con l'adozione di, di modelli di gestione del, eh, sia pure adeguati, sia pure sperimentati e, e con successo in altre realtà. L'altro eh, aspetto culturale fondamentale deve essere ovviamente la creazione di un clima favorevole che incentivi la segnalazione di rischi e soprattutto degli errori, degli errori commessi, dei quasi, dei quasi infortuni, dei quasi incidenti. E, e... E questo è un aspetto che un, un, uh, il, un modello organizzativo di gestione deve sicuramente prendere in considerazione e valorizzare. Anche per quanto riguarda l'adeguatezza dell'attribuzione dell della responsabilità, il modello può essere perfetto da un punto di vista teorico così come è stato concepito, ma occorre effettivamente poi verificarne sul campo che effettivamente vi è un'adeguata attribuzione di responsabilità in maniera effettiva e, e l'altro elemento debole o critico del, del sistema può essere rappresentato dalla scelta degli indicatori per monitorare e verificare l'efficacia del modello organizzativo. Insomma in definitiva occorre avere piena consapevolezza che in generale in ogni modello di organizzazione per quanto ben progettato e applicato vi sono sempre delle insufficienze latenti dovute a insufficienti errori di progettazione, organizzazione e controllo che resteranno necessariamente silenti fino a quanto non si manifesterà un fattore esterno scatenante e quindi avremo la dimostrazione data dal, dal, dall'infortunio o data dal quasi incidente, eccetera, del punto critico che non era stato progettato o evidenziato opportunamente. Per cui l'elemento fondamentale deve essere sicuramente rappresentato come è stato ricordato prima anche da chi mi ha preceduto dalla centralità del sistema di controllo. Solo mettendo in piedi un sistema di controllo adeguato degno di questo, di questo della, diciamo adeguato soprattutto sotto il profilo della, della verifica in campo di quello che è stato progettato solo in questo modo avremo una e garanzia di efficacia di questi sistemi di controllo. Grazie per l'attenzione. Se c'è qualche ulteriore elemento così da, da approfondire, sono disponibile. Allora grazie, dottor Marano. Uh, dottor Leonardi, coordinatore del gruppo di lavoro edilizia del coordinamento delle regioni, a lei la parola. Buongiorno a tutti, Intanto sì. ringrazio l'organizzazione, l'Ineil, il CNCPT anche per l'invito a, a partecipare a questo interessante convegno e a questa iniziativa che certamente assume un ruolo importante visto che si parla di, di sistemi, di, di modelli di organizzazione e gestione aziendale e di asseverazione che certamente coinvolgono anche eh, le attività di prevenzione e di vigilanza che vengono svolte eh, dalle regioni eh, ed in particolare dalle aziende sanitarie locali che rappresentano ancora nel sistema nell'attuale assetto istituzionale ovviamente gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in edilizia lo assolvono questo compito insieme alle direzioni territoriali del lavoro del ministero del lavoro e, ehm, in questo eh, Prima di andare un attimo ad alcuni argomenti di carattere importante, intanto sottolineo che il sistema delle regioni, pur nella diversità delle 21 regioni, è il primo sistema però che ha varato nel lontano 2008 un piano nazionale edilizia e che abbiamo attuato per quattro anni, quindi era 2009-2013, il primo piano nazionale di che ha visto una serie di attività che riguardavano i controlli, che riguardavano la prevenzione, che riguardavano l'informazione, la, la formazione, l'assistenza e ha visto una serie anche di, di, di risultati, oltre, al oltre all'aumento all del numero dei controlli, e noi ci siamo attestati, perché i numeri bisogna dirli anche per quel che riguarda ovviamente l'attività delle regioni siamo attestati sui 54.000 cantieri nel 2012 analogo numero più più o meno sarà nel 2000, per il 2013: eh, 54.000 cantieri ispezionati all'anno. Abbiamo l'obiettivo di 50.000 cantieri che il patto per la salute e la sicurezza del 2007 eh, ci imponeva e, e quindi abbiamo mantenuto continuiamo a mantenerlo con 54.000 cantieri, certamente con, con enorme sforzo anche da parte delle risorse umane che certamente sono, sono sempre ridotte, vale, vale un po' per, tutti, per tutta la pubblica amministrazione il problema della carenza delle, eh, delle risorse umane, con un dato che andiamo sul, sui circa 18% di cantieri ispezionati eh, rispetto alle notifiche preliminari pervenute, quindi ogni anno vengono controllati circa il 18% delle notifiche preliminari su un totale a livello nazionale intorno al 23-24% che è il livello eh, complessivo che si raggiunge sommando l'attività di vigilanza delle, delle, delle aziende sanitarie locali e degli, delle direzioni territoriali del lavoro, tant'è che il 22% è l'obiettivo che è stato stabilito complessivamente dal Comitato ex articolo 5 del decreto 81 che stabilisce questo dato del 22% dei cantieri sottoporre a controllo complessivamente unendo le azioni di tutti gli organi di vigilanza. È stato fatto comunque uno sforzo anche di uniformità nel territorio nazionale, È stato fatto anche, sono state fatte anche una serie di attività di formazione, una campagna nazionale di prevenzione svolta tra l'altro con la collaborazione forte e sinergica di INAIL. E una, una serie di attività di formazione già, già nello scorso piano nazionale avviata con le, i CPT e con Formedil in particolare con alcune forme, con diverse corsi di formazione con la partecipazione anche alla formazione 16 ore prima e anche ai progetti mix che, che Formedil che appartiene ovviamente sempre al sistema eh, degli organismi paritetici ha, eh, ha avviato in questi anni e anche lo sviluppo di un portale che è www.prevenzionecantieri.it che raccoglie diverse soluzioni di sicurezza, diverso materiale, ma non, non mi addentro in questo. Questo era il vecchio piano nazionale edilizia. E, no, domani probabilmente approveremo il nuovo piano nazionale edilizia, domani parlo come coordinamento delle regioni, il nuovo piano nazionale edilizia che va in linea con il nuovo piano nazionale della prevenzione, piano nazionale della prevenzione che dovrà essere... Eh, Firmato entro dal Ministero della Salute e dalla, e dalla Conferenza delle Regioni entro qualche settimana o, qualche, o qualche mese al massimo, ma è già pronto. e A seguito del Piano nazionale della prevenzione, le Regioni si stanno dotando di una serie di piani nazionali: Piano nazionale edilizia, Piano nazionale agricoltura, Piano nazionale malattie eh, Cancero, agenti cancerogeni e altri piani, e in particolare il Piano nazionale edilizia, che rappresenta il primo piano che fu fatto appunto. Che Prosegue in questa tradizione con una serie di eventi, di, di attività, anche alcune in prosecuzione, altre nuove. Il, il nuovo piano nazionale edilizia, tra l'altro, tra le sue prerogative, non vado adesso certamente adesso a, a descriverlo, oltre all'attività, dei controlli e della, della vigilanza che va in linea con quanto già del precedente piano, e per esempio, in particolare, quello di andare anche a individuare i cosiddetti cantieri sotto il minimo etico. Poco fa sentivo parlare di cantieri dove di um, individuazione di cantieri a, a maggior rischio. Ecco, noi abbiamo già definito. Con il precedente piano, i cantieri sotto il minimo etico di sicurezza. L'obiettivo è andare a, di andare a pescare, a monitorare quali sono i cantieri cosiddetti sotto il minimo etico, cioè quindi a maggior rischio, con maggiori violazioni gravi, e, e, e monitorarle anche alla fine del processo, nel report annuale, quanti cantieri sotto il minimo etico sono stati, sono stati ispezionati. Ma ehm, anche. Un controllo, una cosiddetta vigilanza di fase, cioè una vigilanza sui processi organizzativi della sicurezza, sui, sulla organizzazione del cantiere e quindi sulla concreta attuazione dei piani di sicurezza, dei PSC, dei POS, eccetera, cioè un'analisi non più solamente alla vigilanza chiaramente della, del, del prodotto, dell'attrezzatura, dell ma anche al, all'attività dell'organizzazione del, dell del cantiere. E in questo certamente i piani di sicurezza assume un ruolo straordinario e in questo, ma alla fine ci tornerò, un aspetto che vogliamo attenzionare è anche l'impatto che i modelli semplificati del PSC, dei POS eh, che sono stati emanati a breve con un lavoro tra l'altro intenso di, di, di sinergie tra i regioni e il Ministero del Lavoro che ha portato a un decreto interministeriale Recentissimo, i nuovi modelli di piani di sicurezza e coordinamento o di piani operativi di sicurezza di fascicolo dell'opera, vedere l'impatto se questi modelli poi raggiungeranno l'obiettivo a cui ci eravamo dati, cioè quello della semplificazione, ma su questo, su questo ci tornerò eh, fra poco. Ma tra, tra i punti salienti, perché non voglio addentrarmi, tra i punti salienti di questo piano nazionale edilizio prevede proprio il, eh, degli accordi di collaborazione con organismi paritetici, enti bilaterali, parti sociali, parti professionali, ordini e collegi professionali eccetera e tra l'altro viene proprio eh, sottolineato accordi di collaborazione miranti anche allo sviluppo di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere di Ile, cioè il nostro piano è già proiettato un po' su, sugli aspetti di cui oggi abbiamo parlato e prevede questa possibilità certamente di accordi di collaborazione tra eh, regioni e eh, organismi paritetici, bilaterali e ovviamente la rete dei, CP, dei CPT e del CNCPT con il quale noi abbiamo anche avviato un'interlocuzione già perché l'interlocuzione che abbiamo, abbiamo avviato e che poi ha portato alla firma del protocollo d'intesa tra due parti, tra il Ministero del Lavoro e, e CNCPT oggi in realtà ha visto coinvolto anche il sistema delle regioni perché quel protocollo Quell'accordo è stato da noi, a noi sottoposto, eh, da noi visionato e eh, ai quale, a, a questo accordo abbiamo dato un parere che era, che era un parere positivo. Certamente avremmo voluto una maggiore, un maggiore coinvolgimento più diretto, questo non solo in questo protocollo, ma anche nelle future azioni dei processi di, di, di organizzazione e gestione e di asseverazione, e perché. Visto che, perché il piano nazionale edilizia prevede questo? Perché certamente noi crediamo molto ai modelli di organizzazione e gestione anche nella sicurezza, e crediamo anche all'aspetto dell'asseverazione, che è tale, come è stato detto, che gli organi di vigilanza possono tenere conto, anzi, nel protocollo si dice: tengono conto delle asseverazioni. E questo tenere conto lo dobbiamo tradurre, però, altrimenti rimane a carta, no? O lo traduciamo o scherziamo. E per tradurlo dobbiamo sederci, e dobbiamo sederci però coinvolgendo gli organi di vigilanza, quindi Ministero del Lavoro e Regioni, e tradurlo in una partecipazione molto più diretta anche del sistema delle Regioni ai processi della severazione, alle stesse attività, ai criteri per le asseverazioni e anche alle attività delle commissioni di cui ovviamente ho sentito parlare e che ovviamente avranno un ruolo fondamentale nella, in tutto il processo di asseverazione, nella formazione degli asseveratori, nell'attività nella, nella, nell che poi questi asseveratori faranno, eccetera. Ecco, da questo punto di vista l'assetto istituzionale credo che sia tale che con forza chiediamo una maggiore coinvolgimento, una maggiore partecipazione, eh, altrimenti quel tenere conto rimarrà una parola che credo servirà poco, almeno per quel che riguarda il sistema delle regioni. Siccome invece noi quel protocollo l'abbiamo anche visto e ci crediamo, anzi eh, l'avremmo anche voluto firmare, ma il sistema istituzionale delle regioni è complesso rispetto al Ministero che può firmare più direttamente, mentre il sistema delle regioni è certamente una struttura orizzontale non è verticistica ma questo non toglie che nei contenuti lo si, lo si sposiamo però sicuramente nel, nel prosieguo penso che dobbiamo andare in questa direzione di un maggiore coinvolgimento una maggiore in questo senso non bilateralità ma trilateralità visto che siamo ovviamente col coinvolgimento pieno poi di INEIL con il quale noi già ecco nell'ambito del piano nazionale edilizia sicuramente avremo delle collaborazioni con INEIL sulla stessa eh, scia del precedente piano nazionale di che ha visto sicuramente una collaborazione già con INEIL ma non solo nella campagna nazionale che abbiamo, di cui abbiamo parlato ma anche in tante altre attività e sicuramente in attività che mireranno alla informazione, alla formazione e all'assistenza la alla, alla collaborazione con INEIL anche nello stesso sviluppo e implementazione del portale del, www.prevenzionecantieri.it che certamente credo eh, cercheremo di sviluppare, di implementare insieme alla, alla linea. E anche perché uno, di questi, uno degli obiettivi del piano nazionale è quello dello sviluppo delle cosiddette buone pratiche di sicurezza o soluzioni di sicurezza. Le vorremmo chiamare buone prassi, ma buone prassi letteralmente non le possiamo chiamare perché per chiamarsi buone prassi devono essere prima approvate in commissione consultiva permanente. Quindi le chiamiamo soluzioni di sicurezza o buone pratiche. Allora perché? Perché noi crediamo molto allo sviluppo delle buone procedure e delle soluzioni di sicurezza. Già nel nostro sito ce ne sono una trentina pubblicate che vengono fuori dal, dal precedente piano, ma in questo piano vorremmo svilupparlo di più. Ovviamente le soluzioni di sicurezza per svilupparle hanno bisogno della collaborazione di tutti gli attori dello scenario della sicurezza nei cantieri e quindi hanno bisogno dei professionisti, quindi dei coordinatori. E quindi degli ordini professionali, i quali possono certamente proporre delle soluzioni di sicurezza. Hanno bisogno certamente delle, delle imprese, dei datori di lavoro, ma hanno certamente bisogno degli organismi bilaterali e quindi dei, dei, del CNCPT e dei CPT. Ed ecco perché sviluppare e, e anche del, delle altre istituzioni, INAIL e il Ministero del Lavoro, ed ecco perché sviluppare anche degli accordi per implementare e, e, e attuare. Queste soluzioni di sicurezza che vorremmo portare avanti nell'arco dei quattro anni, dei tre anni diciamo, di vigenza del, del nuovo piano nazionale edilizia. E a queste soluzioni di sicurezza a, si associano appunto le attività del, della, quello che diciamo dei modelli di organizzazione e gestione aziendale. Addirittura è una delle attività, è uno degli, degli obiettivi. Nell'ambito della vigilanza. Abbiamo anche tre settori che probabilmente non, non si, si privilegieranno ma si attenzioneranno perché tengono conto anche delle, eh, della realtà e anche dei, dei nuovi sviluppi legislativi. Si farà un po' di attenzione anche alla vigilanza del settore dei palchi e delle fiere. C'è stato un decreto, decreto che è venuto fuori a seguito anche degli eventi eh, mortali nei due concerti famosi alla Pausina di Giovanotti e quindi è giusto che la vigilanza anche atto, adesso atto in qualche modo anche il decreto facendo un'azione di, di vigilanza specifica anche in questo settore, il piano lo prevede. Così come prevede il, il, la vigilanza e delle procedure più specifiche per le grandi opere, se e ci auguriamo ci saranno delle grandi opere nel nel territorio nazionale e un'attenzione ancora alla, uh, alla gestione della sicurezza nei lavori sulle coperture perché an ancora il, la, il lavoro sulle coperture rappresenta il lavoro a maggior rischio nel settore dell'edizia e la caduta dall'alto sappiamo tutti essere ancora la più grande la, più, la causa di infortunio grave e mortale più rilevante nel settore delle costruzioni e questi diciamo, settori insieme allo sviluppo dei flussi informativi L'altro obiettivo è quello dello sviluppo della, della notifica online eh, per tutte le regioni, per tutto il sistema sia eh, Ministero sia Regioni, quindi sono 6 o 7 le regioni che già hanno sviluppato un sistema di notifica preliminare online nel territorio nazionale, le altre regioni stanno aspettando la piattaforma del Ministero del Lavoro che eh, avrei voluto parlare anche qui con... Spiegare proprio di questo, ma forse è andato via, ma ne parleremo anche domani, credo, perché il sistema di notifica online deve diventare eh, concreto, reale, perché è fondamentale per poter eh, intervenire intanto con un sistema di intelligence, cioè fare una vigilanza di intelligence anche qui il discorso del, del, e quindi del minimo etico, il sistema della, della banca dati delle notifiche diventa un aspetto rilevante, ma non solo, non solo su questo, ma ovviamente anche quello di velocizzare il sistema del, dei controlli e comunque tra l'altro è un obiettivo che ci viene imposto dal Comitato Ex Articolo 5, quindi dobbiamo certamente sviluppare nell'ambito del piano e uno degli obiettivi che sicuramente ci, ci prefiggeremo, così come ci prefiggiamo una maggiore omogenizzazione dell'attività di vigilanza in edilizia a, a livello nazionale e il maggior sviluppo possibile dell'attività di coordinamento con gli altri enti preposti alla prevenzione e alla vigilanza. E quindi lo sviluppo dell'attività dei, del dei comitati regionali di coordinamento ex articolo 7 dell'81, che prevedono il, il coordinamento tra gli enti e quindi una vigilanza coordinata, anche per evitare di, come cosa che a volte succede, di andare a aggravare alcune, alcuni cantieri, alcune imprese con controlli duplicati. Svolti dai diversi enti che hanno, pre, che hanno competenza. Quindi il coordinamento tra questi enti diventa fondamentale. E non, è, non è semplice, in alcune regioni funziona di più, in altre regioni funziona di meno questo comitato di coordinamento, ma tra l'altro anche la stessa agenzia che nascerà con la JobAx prevede un'agenzia unica eh, di m, ministero con INE e l'IMS e sviluppando il coordinamento. Con gli organi ispettivi delle ASL e quindi delle regioni, quindi sicuramente va ancora a rafforzare il, questo coordinamento. E poi noi oggi parliamo certamente di, di modelli di organizzazione e gestione, ma poco fa l'ingegnere Piegari toccava l'aspetto delle semplificazioni, Beh, questa è una sfida che credo tutti noi ci dobbiamo intestare. Noi Pubblica amministrazione, ma anche eh, che quindi hanno, abbiamo in qualche modo il compito anche di normare, ma anche i CPT nel proporre, eccetera. Iniziative di semplificazione dell'apparato normativo burocratico, cioè snellire tutto ciò che adesso sono adempimenti di carattere burocratico formale, eh, ma non mai. Eh, tralasciando l'aspetto invece sostanziale cioè non mai abbassando i livelli di tutela però su questo ancora si può, si può agire accennavo poc'anzi ai modelli semplificati dei piani di sicurezza che rappresentano forse la prima sfida in questo perché è stato il primo decreto di semplificazione se sarà veramente perché è giusto farsi la domanda eh, di semplificazione e attuazione del decreto del fare noi ci crediamo, ci crediamo molto in questi modelli semplificati perché li ab abbiamo fatti con un schema, diciamo, con una modalità non per fare in modo che questi piani PSC o POS diventino, si trasformino da tomi enciclopedici, eh, spesso eh, con contenuti ripetitivi o anche puramente normativi o anche general generici, a brevi, sintetici, stringati. Che mirino alla specificità del cantiere. E anche con un linguaggio che deve essere un linguaggio da operatore da cantiere, non, non deve essere il linguaggio degli attuali PSC, magari, sono nel linguaggio dei professionisti che può andare bene, ma l'operatore del cantiere, il lavoratore del cantiere, i piani devono essere usati dagli operatori del cantiere, dai direttori tecnici di cantiere, dai preposti dagli operatori. Allora, il linguaggio più semplice è il linguaggio fatto con schede, con disegni, con planimetrie, con le auto, questi modelli insistono molto sulle schede. Schede progettuali, però attenzione perché non sono, viene sottolineato anche nel decreto. Lo sottolineiamo sempre: sono delle schede dove non si svilisce, non si svilisce assolutamente l'aspetto progettuale del PSC. Che rimane: scusate, se faccio questa piccola parentesi. Rimane la più grande novità della 494. C'è cioè 494 prima e poi 81. La più grande novità è l'aver fatto nascere la progettazione della sicurezza. Di fatto, la progettazione della sicurezza nasce. Col PSC e il PSC è il progetto della sicurezza, il coordinatore è il progettista della sicurezza. Questo non si dovrà mai sbilire, quindi, le schede non sono checklist assurde, sono delle schede e un linguaggio diverso di fare un piano. Quindi, con modalità più tabellare, più a schede e sottolineando il ruolo strategico che hanno disegni, planimetrie e layout in, nella, nella, nella realizzazione di questi piani per renderle in un linguaggio, finalmente, che possa anche consentire di essere più comprensibili, più leggibili, più snelli e quindi più attuabili, eh, diversamente forse da quanto oggi accade. Questo è un primo tentativo, ma altre semplificazioni si possono e si devono fare, ancora anche nella stessa documentazione da tenere in cantiere. Credo che tutti i CPT abbiano le loro schemi con i 50-60 documenti da tenere a disposizione degli organi di vigilanza. Beh, anche su questo si può snellire, perché... Un po' troppi sono diventati questi documenti a tenere a disposizione gli organi di vigilanza. E qualche documento si potrà snellire, non entro nel merito, però, però si può fare. E la stessa formazione, e poi chiudo sulla semplificazione, forse mi sono anche dilungato troppo, ma la stessa formazione che eh, ha un ruolo strategico certamente nella, nella promozione della sicurezza e nella prevenzione della sicurezza deve essere in qualche modo anche snellita per evitare i cosiddetti contenuti ripetitivi. Su questo stiamo lavorando nel nuovo accordo Stato-Regioni per l'RSPP dove si sta un po' estendendo, questo è almeno l'obiettivo, si sta estendendo a, eh, non solo alla formazione dell'RSPP ma anche ad altre figure la possibilità che tra questi corsi possano essere riconosciuti dei crediti per chi fa un determinato corso rispetto a, a, a corsi di formazione di altro genere, cioè evitando contenuti e snellendo un po' la... Formazione che possa essere ripetitiva, eh, eccetera. E sulla semplificazione è un obiettivo su cui ci dobbiamo, ci dobbiamo lavorare, anche questo sarà sicuramente nell'ambito del piano nazionale edilizia. Chiudo semplicemente ringraziando ancora e auspicando quel maggiore coinvolgimento delle regioni che, che dicevo prima. Grazie. Dell'intervento dell'ingegnere per un pochettino spostare il focus della discussione interessantissima, però io mi ero preparato a un incontro, a una tavola rotonda di approfondimento sull'aspetto del rappresentato, sia culturale, sia da un punto di vista dell'importanza della prevenzione del modello organizzativo in generale, nello specifico e nell'ambito della prevenzione. Del settore eh, del, dell'edilizia. Alcune, alcune riflessioni fatte dall'ingegnere mi, mi pongono delle, delle, giustamente delle domande. Eh, si è parlato di semplificazione, andando, siamo tutti d'accordo, bisogna andare nei confronti della e avanzare nell'ambito della, della semplificazione. Ma l'elemento fondamentale, importante del modello di gestione è dato proprio dal discorso dell'autocontrollo. Quindi noi sicuramente potremo andare incontro a una semplificazione laddove valorizzeremo sempre di più l'elemento dell'autocontrollo, riservando il discorso controllo esterno semplicemente a una, una, una fase di tipo dissuasivo. Per evitare che l'autocontrollo in qualche modo caso vada a coprire situazioni di non eh, rispetto di norme o di finto autocontrollo, ma sicuramente il sistema per poter funzionare in maniera ottimale deve essere basato sull'autocontrollo e quindi sulla capacità dell'accertamento da parte del, del responsabile del cantiere, del, del datore di lavoro del, del livello di sicurezza. Ora, tutto questo come lo possiamo raggiungere attraverso. Un, sistema, un modello organizzativo di gestione. Questa era un po' la, la domanda che mi ponevo inizialmente, ecco perché ho centrato molto il mio intervento sul discorso del fattore umano. Come con un modello di, eh, di, di organizzazione di gestione riusciamo in qualche modo a prevenire quello che può essere il comportamento illogico o il comportamento sbagliato? Ecco, è una domanda che pongo all'uditorio. Ecco, non ho risposte. Era semplicemente un, un modo di, di stimolare una discussione. Non lo so se può essere interessante oppure no sì, la ringrazio. E, eh, a mia volta voglio ricordare rispetto al ragionamento che sviluppava adesso il genier Leonardi. Naturalmente la piena disponibilità della rete dei CPT della Commissione Nazionale. D'altra parte mi pare che ci conoscemmo al suo insediamento, o nei pressi del suo insediamento, quando eh, venimmo appunto a parlare della, del lavoro che stavamo facendo sulla mh, attuazione della procedura che avevamo costruito con la prassi di riferimento per uh, disciplinare quelle poche parole scritte sul testo unico della sicurezza che riguardano l'asseverazione dei modelli di organizzazione. E volevo però anche richiamare, chiedo scusa perché non sarebbe in realtà compito mio fare questa sottolineatura, però vorrei anche richiamare il fatto. Che avevamo iniziato nel piano prevenzione edilizia, una bella esperienza che purtroppo non siamo riusciti a portare avanti, eh, che però da parte dei nostri, della rete dei nostri tecnici che avevano partecipato era stata assolutamente valorizzata perché il fattore umano è fondamentale poi nei modelli di organizzazione, ma poi in ogni manifestazione del, del vivere, diciamo così. Di un breve intervento formativo di cui si realizzò un primo esempio in Veneto, dove attorno ad uno stesso tavolo vennero messi professionisti, vennero messi eh, le regioni e vennero messi 21 tecnici dei, dei CPT, dove la, la, il valore aggiunto fu proprio dato dal fatto che i diversi punti di vista nell'affrontare diciamo le, le, le problematiche della sicurezza. Naturalmente noi eh, ciascuno ha il proprio ruolo, no? noi non abbiamo nessun tipo di funzione ispettiva, né la pretesa, né la nostra attività di, di consulenza che costruiamo con la rete delle imprese e con la rete dei lavoratori, però questo è diciamo, un po' il ragionamento. Forse in questo potremo riuscire a dare un contributo ulteriore al rilancio diciamo, del piano d'azione di prevenzione che avete in animo appunto di approvare e di varare. E già il piano lo prevede esattamente facendo Perfetto. in prosecuzione di quell'esperienza. Perfetto, la ringrazio. Allora eh, proseguiamo eh, adesso la parola all'ingegner Lenzi eh, di Uni che Ha questa responsabilità di aver scritto questa seconda perché è la numero due. Ci sono sempre rimasto curioso: qual è stata la numero uno di <ride> prassi di riferimento? Va bene, lo rivelerò alla fine dell'intervento. Allora, grazie al, al direttore Moretti. Eh, volevo ringraziare Ina il per, per questo invito alla partecipazione. Ad Uni eh, ho ascoltato ovviamente con estremo interesse il. In discorso introduttivo del Presidente De Felice che è anche eh, vicepresidente dell'Uni con delega alla sicurezza, così come mi, ric mi piaceva ricordare che eh, il Dottor Benedetti è il coordinatore del, del sottocomitato della salute e sicurezza sul lavoro in UNI, quindi la collaborazione con INEI in termini di, di prevenzione ovviamente è fondamentale e eh, da tanti anni ha consentito di svolgere tutta una serie di attività di innovazione volontaria. Di indirizzo uh, assolutamente strategico. Um, mi volevo, volevo permettermi anche, uh, proprio guardando il, il CNCPT, e considerando che siamo nel 2014, ma noi in effetti ci conosciamo da poco, che siamo stati bravi. Perché in due anni, ovvio dall'avvio della collaborazione, Abbiamo eh, organizzato, concordato, definito la, la via strategica di coinvolgimento dell'UNI con la stesura dei contenuti dei documenti, e non è stata una, 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 una cosa semplicissima, con eh, una fase di inchiesta pubblica che ha dato massima trasparenza all'iniziativa, quindi non abbiamo fatto le cose nelle nostre stanze, ma dando massima visibilità e questa visibilità ha consentito poi di attivare tutta una serie di altre sinergie di relazione e eh, successivamente poi l'avete sentito l'anno scorso anche quest'anno l'accordo con Inail la formazione i 90 asseveratori l'applicazione della prassi e l'accordo di oggi con il ministero fino ad, ad, ad avere se ho capito bene i primi attestati di asseverazione fra, fra pochissimo fra pochi mesi quindi in due anni da non avere niente ad avere un sistema un modello attuato applicato e sulla quale si dà eh, evidenza. Questo secondo me è veramente un caso, un caso di studio anche per, per Uni in termini di ehm, capire come può essere assolutamente efficace la, e straordinaria l'applicazione del modello del rapporto tra il mondo della normazione volontaria il mondo delle, delle, della cogenza, il mondo della legislazione cogente, che si basa esattamente su quelli che sono stati poi descritti oggi i capisaldi, una normazione volontaria condivisa da parte di uni, la possibilità di applicazione volontaria ma con l'ottenimento di incentivi, sgravi o sconti, e una vigilanza da parte dello Stato della verifica della corretta applicazione della volontarietà. Questo tipo di modello dimostra, con questo esempio, ma sta dimostrando anche a livello internazionale, quanto possa essere efficace nell'ottenimento di risultati concreti sul mercato. Le recenti linee politiche approvate dal Consiglio Direttivo dell'UNI il mese scorso, nell'ambito del nuovo triennio della consigliatura, che è stata... Recentemente eh, approvata dall'Assemblea dell'Uni, pone in evidenza questo modello come modello prioritario. Quindi l'Uni si pone sul mercato ancora più come quel soggetto pronto a rispondere alle sollecitazioni nel momento in cui questo modello venga ritenuto dai diversi operatori del mercato come il modello più efficace. E io credo che l'esempio della PDR2 vada esattamente in questa direzione, proprio per le cose che abbiamo. Sentito oggi. Volevo cogliere ovviamente l'occasione per ricordare che l'attività di normazione dell'Uni è storicamente un'attività che eh, punta a poter avere un, degli strumenti di normazione volontaria che rappresentino lo stato dell'arte, ma laddove ancora non esiste uno stato dell'arte, laddove è necessario attivare dei processi di innovazione, la prassi di riferimento è proprio. Quello strumento che è stato uh, ipotizzato e costituito, creato tre anni fa da Uni e che uh, sta portando a una serie di um, esemplificazioni che dopo dividerò due parole. Naturalmente l'obiettivo finale dell'attività dell'UNI è quella di elaborare norme tecniche ai sensi del regolamento 1025, che legge dallo Stato. In Italia e tra queste norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovviamente, è già stato detto, l'attività dell'ISO con la trasposizione con intervento di tutti i paesi membri ISO della 18001 in norma ISO che ha già il suo numero 45001 e come cappello generale di tutte queste norme, mi piace sempre ricordare la ISO 26000 che è un documento Poco visibile in quanto non certificabile, ma vi assicuro molto più applicato di quello che si pensa, anche a livello nazionale. E una serie di eh, studi fatti anche con eh, l'Università Bocconi sta dimostrando quanto le imprese sono attente a poter eh, applicare dei modelli al loro interno, anche se questi modelli poi non hanno un'evidenza eh, al di fuori, proprio nell'ottica di quel sistema diciamo così, di autocontrollo nella loro. Nel, nel, nei loro modelli di organizzazione, siano essi di salute e sicurezza sul lavoro che in altri ambiti ovviamente. Allora, l'esperienza con il CNCPT è stata inizialmente, eh, bisogna contestualizzarla, al momento, ovvero era la numero due, non si sapeva ancora bene cosa fosse quell'oggetto, c'erano anche, diciamo così, delle perplessità da parte di alcuni soggetti sul mercato, alcune anche contrarietà. Noi siamo andati eh, con i nostri modi, quindi sem sempre con il dovuto confronto, siamo andati avanti e eh, ovviamente io voglio ringraziare anche tutti i componenti del tavolo che nominati dalle diverse eh, sedi territoriali de de dei CPT hanno consentito proprio l'elaborazione di questo documento rispettando poi quelli che sono i tempi richiesti dalle prassi, perché il valore della prassi rispetto alla norma è quella di essere elaborata in pochissimo tempo, una media di 6-7 mesi, e anche quella di essere poi diffusa sul mercato gratuitamente, sapete che purtroppo le norme tecniche sono documenti che vengono messi in vendita, perché l'Uni vive dalla vendita delle norme. Le prassi invece sono distribuite gratuitamente. Questo consente una rapida diffusione, una eh, possibilità da parte di tutti gli operatori di eh, verificarne i contenuti, applicarle e quindi una grandissima diffusione. Il rapporto di, di diffusione sul mercato tra una norma tecnica e una prassi è 1 a 100. Noi abbiamo contato a grosso modo che stanno circolando sul territorio nazionale circa 10.000 copie della Unipiede R2 oggi in Italia, e questo vale anche per, per le altre. La prassi però è un documento nato con l'idea di portare una nuova cultura, portare innovazione sul mercato per essere poi trasformato in termini normativi. Quindi ai, alla fine dei cinque anni si dice di applicazione della prassi si deve valutare se può diventare un stato dell'arte, quindi norma di riferimento e quindi questo varrà anche ovviamente per la PDR2 nella sua trasformazione in norma sulla base dell'esperienza. In questo caso l'esperienza sarà un'esperienza fortemente formalizzata, perché non è un'esperienza diciamo, ca casuale di volontarietà da parte di soggetti del mercato, è un'esperienza che addirittura è frutto di collaborazioni con grandi istituzioni e quindi dovremo poi riaprire il tavolo per capire qual è il futuro di questa esperienza e auspicabilmente modificare i contenuti della prassi. Cioè il successo dell'Uni è quando il documento è imperfetto, non quando si ritiene che è perfetto, lo, 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 lo consolido, lo, lo, lo metto in freezer e per vent'anni dico si fa così è la capacità di essere costantemente in una, in una dinamica di aggi aggiornamento rispetto all'esperienza del mercato e rispetto al dialogo che si ha con questo mercato. Quindi io auspico e spero che i contenuti della prassi verranno modificati quando andremo a trasformarli in norma proprio perché avremo fatto un migliore servizio per per il mercato. E qui mi ricollego anche a una slide molto interessante dell'indagine del Cresme. Del, del, dell del L'innovazione, e l'evoluzione del settore dell'edilizia, con i nuovi prodotti, i nuovi materiali, ma anche i nuovi strumenti. L'UNI è fortemente coinvolto nel dibattito sul BIM. E purtroppo ci, ci accorgiamo che in altri paesi il BIM è andato molto avanti, in questo momento giustamente è stato detto il Regno Unito sta facendo da, 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 da apripista, non a caso a luglio abbiamo avuto la visita del direttore generale del BSI, l'ente normazione del Regno Unito che sta sviluppando le norme sul BIM e anche in questo caso quindi è importante che lo stesso mercato possa collaborare con Uni affinché non si rimanga indietro ma che anche noi possiamo portare la nostra esperienza su queste nuove tecnologie. Um, di prassi di riferimento era la numero due, alla fine dico quella era la numero uno, ma dopo ne abbiamo fatte diverse altre. Siamo arrivati a oggi a farne 12 di cui l'ultima, essendo suddivisa in sette parti, in sette documenti, Possiamo dire che siamo arrivati a fare 18 documenti di prassi e anche l'ultima è frutto di un accordo con un ente bilaterale che è il Fondo Banche Assicurazioni. Quindi siamo molto lontani, siamo in ambito banca e finanza. L'UNI eh, ha un'attività che eh, non si preoccupa soltanto di sicurezza dei prodotti o qualificazione dei processi, ma da diversi anni si occupa moltissimo anche di servizi. Cito proprio quella di FBA proprio perché è un'altra collaborazione con enti bilaterali e ci rendiamo conto sempre di più quanto le prassi di riferimento possano essere uno strumento utile per gli enti bilaterali e abbiamo diverse richieste in quella direzione. Abbiamo sviluppato anche numerose prassi eh, a supporto della governance degli enti locali, in modo particolare per i comuni dove c'è una, una grande... Eh, un grande bisogno di uh, avere una forma di uh, regolamentazione su tutta una serie di processi e uh, il, il, oggi uh, siamo assolutamente sereni e convinti della scelta che è stata fatta tre anni fa e uh, è, è un processo che sicuramente andrà ancora a, a, ad incrementare, ad aumentare. Io um, concludo con con tre considerazioni. La prima è che sono stato informato eh, molto recentemente che c'è stato un episodio di, diciamo così, copiatura della unipiedi 2 nel senso che ehm, un ente bilaterale l'ha ritenuta talmente valida che eh, l'ha sostanzialmente riprodotta tal quale, eh, ovviamente togliendo eh, i riferimenti al CPT e introducendo i riferimenti al proprio settore. La cosa mi, mi lusinga tantissimo. Perché quando cominciamo a essere copiati, vuol dire che abbiamo fatto le cose bene. Forse quello che mi lusinga meno è che eh, sarebbe stato bello poter fare una prassi con un altro settore. Sto parlando sempre sull'asseverazione della sicurezza: con un altro settore, cosicché eh, poteva uscire un documento UNI, UNI PDR. E così che pian pianino si poteva andare verso quella direzione che è stata anche frutto di un dibattito iniziale legato al fatto del ma perché Uni fa una severazione specifica per un settore? Perché l'Uni non fa una norma sulla severazione ai sensi dell'articolo 51 che valga per tutti? È proprio il senso della prassi, laddove c'è un'esperienza che è più avanti degli altri, che è un'innovazione rispetto agli altri ben venga che si possa codificare quell'esperienza per diffondere sul mercato. Se poi altri settori piano piano seguiranno questa idea, la cosa ovviamente è positiva, secondo me meglio se la facciamo sotto il cappello uni, così alla fine abbiamo la possibilità di unificare e armonizzare con la stessa modalità, con lo stesso strumento, se no ovviamente sul mercato diventa un po' difficile, per una parte la, la codifica la trovo in uni, dall'altra la trovo presso... Il sito di quel consorzio, da altre enti bilaterali e creiamo un po' di confusione. Quindi cerchiamo di usare, l'UNI si chiama apposta ente nazionale italiano di unificazione, cerchiamo di unificarci un po' e venire sotto il nostro ehm, tetto. Tra l'altro, un inciso, in questo mi interessa molto quello che ho sentito prima: quelle che vengono chiamate soluzioni di sicurezza. Ovviamente, massima disponibilità dell'UNI anche per poter in qualche modo fare di queste soluzioni di sicurezza che si diceva non sono eh, buone prassi ai sensi del 81 così come ricordo le prassi di riferimento Uni non sono buone prassi ai sensi del 81 quindi ovviamente massima disponibilità per collaborare con tutti i soggetti sul mercato e infine in relazione a quello che ho appunto sentito stamattina rinnovo l'invito mi auguro che l'UNI possa essere anche a fronte di queste esperienze, ritenuto un soggetto utile, un soggetto di riferimento ehm, per ehm, dare anche collaborazione, dare attuazione alla strategia dello Stato. Abbiamo sentito parlare della delega del JobUp ah, in, in materia di ottimizzazione, miglioramento, semplificazione della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Vi ringrazio. Allora... La, prima, la, prima, la prima prassi era sulla qualità erogata dagli stabilimenti balneari. Eh, grazie, mi ha tolto la curiosità. <ride> e, bene, in realtà poi mi sento di, eh, come dire, di dare rassicurazione sul fatto che già oggi la prassi sta eh, sviluppando i suoi effetti, nel senso che già oggi stiamo imparando i limiti che la prassi ha e quindi li metteremo a frutto per la fase conclusiva quando dovendo intervenire per una riscrittura eh, del documento, eh, naturalmente proprio questo carattere di sperimentalità ritengo ci avrà dato eh, gli insegnamenti e l'esperienza per eh, realizzare diciamo, un lavoro assolutamente compiuto. Nel frattempo ci c'è raggiunto il direttore generale dell'Ineil che ringraziamo per l'attenzione, il dottor Giuseppe Lucibello che segue i nostri lavori e poi sarà l'ultimo ad intervenire concludendo i lavori dell'intera giornata. Adesso abbiamo due ulteriori interventi che ehm, noi non abbiamo voluto fare un dibattito diciamo, di tipo tradizionale com come normalmente si fa nei, nei nostri dibattiti della bilateralità, cioè Rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che sono normalmente diciamo, i nostri referenti, nonché i nostri, eh, i nostri mentori no, nell'azione della bilateralità, perché siamo così strutturati. Abbiamo però voluto mettere nel programma perché riteniamo che sia un apporto fondamentale in rappresentanza degli imprenditori e in rappresentanza dei lavoratori eh, due interventi quello adesso dell'ingegner Michele Tritto dirigente della responsabile della sicurezza del Lance e poi dopo presenterò l'intervento successivo che appunto andranno a completare il dibattito di questa nostra mattinata. All'ingegner Tritto la parola. Grazie direttore, grazie a tutti. L'INEL per averci accolto in, questa, in questo contesto. E, considerando lo scarsissimo tempo a disposizione, non vorrei poi dilungarmi in una trattazione sull'attività svolta dal lancio in tema di eh, modelli organizzativi. Eh, vorrei rimarcare l'attenzione su. Due parole, squadra 231, squadra 231 che è un supporto alle imprese, è un modello informatizzato che abbiamo costruito come ANCE per poter dare risposta alle imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, eh, al fine di poter implementare i modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231. Qui c'è un, eh, un grossissimo problema che è quello della difficoltà che hanno le imprese a mettere in piedi un modello organizzativo e gestionale. Eh, parliamo soprattutto delle piccolissime imprese che non hanno una struttura organizzativa tale da poter consentire di dedicare delle risorse, non dico a tempo pieno ma anche a tempo parziale, a mh, costruire un modello e soprattutto a, a verificarne. L'efficace l'attuazione del tempo perché, eh, com, come correttamente è stato detto in questa, in questa sede, l'asseverazione non assevera, non, non, non si limita ad asseverare l'esistenza di un modello organizzativo gestionale, ma eh, va al di là, ovviamente, verifica l'adozione e l'efficace attuazione perché solo in questo modo il modello organizzativo raggiunge il duplice effetto di poter essere una. Esimente da quella che è la responsabilità amministrativa e poi eh, dà eh, in qualche modo forza al protocollo che è stato siglato oggi, ossia può in qualche modo indirizzare gli organismi di vigilanza nell'attività eh, di, di vigilanza stessa. Quindi è evidente che la realizzazione di questo modello organizzativo eh, deve essere fatta sulla eh, deve essere cucita. Diciamo, il modello organizzativo deve essere cucito sull'impresa, deve essere quindi realizzato ad hoc perché eh, deve, deve rispondere a quelle che sono le, eh, le, le, le esigenze dell'impresa stessa, quindi a quella che è la sua eh, struttura organizzativa, a quella che è la, il sistema delle deleghe, dell'individuazione dell delle figure, delle responsabilità. Quindi tutto questo ci ha portati a, eh, diciamo, in, diciamo, siamo partiti dalla redazione eh, del codice di comportamento, perché voi sapete che la 231 prevede che ehm, le associazioni rappresentative del, diciamo, di parte datoriale debbano possano eh, redigere dei codici di comportamento che, validati dal Ministero della Giustizia, rappresentano poi il modello al quale ehm, le imprese aderenti a quell'associazione si devono poi uniformare affinché possano costruire appunto, il proprio sistema di gestione. Diciamo, il proprio modello organizzativo, organizzativo che contiene al suo interno anche i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro. Eh, abbiamo realizzato un codice di comportamento già dal 2001, quando è uscita la prima versione del decreto gestativo 231, poi aggiornato nel 2008. E infine, l'ultimo aggiornamento risale al dicembre dell'anno scorso, ehm, ultimo aggiornamento <coughs> fatto ehm, in relazione alle, ai nuovi reati presupposto che sono stati inseriti nel decreto legislativo 231. Non voglio entrare nel merito della 231, qualcosa è stata già detta, semplicemente per ricordare che la 231 definisce la responsabilità amministrativa delle imprese, come ha detto Fabrizio stamattina la responsabilità amministrativa si aggiunge alla responsabilità penale andando in qualche modo ad individuare delle responsabilità in capo alla struttura organizzativa e non semplicemente in capo al soggetto che di fatto ha commesso il reato, eh, che comporta sanzioni pesantissime, si va fino a un massimo di un milione eh, di euro, anche più di un milione di euro, eh, soprattutto, con anche, soprattutto con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi questo ovviamente ci ha allertati. Il primo obiettivo è stato quello di realizzare un codice di comportamento che in qualche modo potesse costituire per le imprese un'arma difensiva nei confronti di questa responsabilità amministrativa, che viaggia parallelamente diciamo, a quella penale e, ed è molto più invasiva perché colpisce la struttura nella sua complessità e non semplicemente il singolo. Quindi chiaramente abbiamo realizzato questo codice di comportamento. Che poi è stato nel tempo aggiornato fino al 2008, quando col 123 anche i reati di natura colposa, in questo caso l'articolo 25, septies, che considerava, annoverava tra i reati presupposto anche quelli in materia di sicurezza sul lavoro, quindi che comportano violazioni alla normativa antifortunistica comportanti infortuni gravi o mortali e chiaramente ci siamo sentiti ovviamente obbligati anche a porre un'attenzione sui modelli organizzativi e gestionali ai fini della sicurezza. Il sistema SGSL, la linea, uni, la linea guida UNI INA eh, sugli SGSL è stata quella che Ance ha sposato dal, da subito, dal 2001. Quando si è cominciato a parlare di, di sistemi gestionali noi abbiamo eh, appunto in qualche modo adottato la linea guida uni personalizzandola poi al settore delle costruzioni. Abbiamo scelto di seguire quella strada e non la strada delle 18.001 anche se poi le 18.001 non sono norme di certificazione mentre eh, le linee guida uni non sono delle norme di certificazione, è stata una scelta politica associativa. Ehm, quella di seguire eh, le linee guida Uninal se non altro per una questione anche di eh, diciamo in qualche modo di ehm, nazionalità, ecco le linee guida Uninal sono norme italiane sono assolutamente speculari eh, Ruggero lo può confermare alle 18.001 quindi non vediamo il motivo, non abbiamo ritenuto necessario scegliere quella strada anche perché c'era poi il discorso delle certificazioni e quant'altro ehm quindi ehm, sistemi di gestione SGSL che costituiscono eh, all'interno di un modello organizzativo 231 il processo, il processo, la procedura per dare attuazione a quello che sta poi alla base di ogni modello organizzativo, il eh, chi, cosa, come, quando, cioè l'individuazione del soggetto responsabile, eh, il cosa, cosa deve fare quel soggetto il momento in cui viene compiuta quell'azione da quel soggetto e la registrazione del momento in cui viene effettuata quell'operazione. Quindi questi sono i quattro capisaldi di un modello organizzativo che vengono tradotti all'interno del, dell'SGSL. Quindi abbiamo implementato il modello organizzativo 231 con i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro. Eh, ricordiamoci che eh, come, a differenza di quelli che sono i reati di carattere doloso, che quindi presuppongono la volontà di commettere un reato tipico appunto della, delle, dei reati 231, i reati in materia di sicurezza sul lavoro, essendo reati di carattere colposo, prescindono dalla volontà di commettere il reato, per cui sono reati eh, in cui l'impresa... Può incappare assolutamente a prescindere dalla volontà di commetterlo, anche perché è abbastanza, diciamo, ehm, è abbastanza improbabile che un'azienda un commetta volontariamente un reato colposo per poterne trarre un vantaggio o un interesse, perché ricordiamo che alla base della 231 c'è sempre il vantaggio o l'interesse che l'azienda riceve dalla commissione di quel reato di natura normalmente è dolosa, parliamo di, di reati in materia di eh, diciamo fraudolenti, eh, truffa, corruzione, concussione, che presuppongono quindi la volontà di commetterlo. Mi sembra abbastanza improbabile che un datore di lavoro possa commettere volontariamente un reato in materia di sicurezza per ricavarne un vantaggio. C'ha una certa razio, non mi sto a dilungare sul, sulle motivazioni, di fatto potrebbe essere anche individuata la, diciamo, il vantaggio all'interesse nel fatto che l'omissione di misure di sicurezza potrebbero comportare un risparmio per l'azienda, quindi di fatto è un vantaggio che ne riceve, però eh, e quindi se da questo consegue un infortunio scatta la responsabilità amministrativa. Quindi eh, i protocolli, quindi tornando sull'SGSL, sono stati realizzati, i protocolli specifici, ossia le procedure devono essere attuate in azienda per poter prevenire quel tipo di reato eh, in materia di sicurezza sul lavoro è stato eh, riportato all'interno del modello. E le imprese a cui ci rivolgiamo sono tutte le nostre imprese associate, ovviamente la sensibilità maggiore l'abbiamo nei confronti delle piccole e piccolissime imprese che non hanno, come dicevo prima, la struttura per poter Costruire un modello organizzativo. L Abbiamo fornito un supporto, eh, un supporto che, appunto, consente, volendo, di bypassare poi tutte, tutti gli altri reati presupposto, perché eh, se, ad esempio, eh, la struttura è, eh, aziendale è molto piccola. E il vertice è costituito dal datore di lavoro, beh, lì non c'è un modello organizzativo che tenga in materia di reati dolosi, perché se il soggetto che commette il reato è lo stesso soggetto che poi deve controllare l'organismo di vigilanza, è chiaro che lì non c'è nessun modello esimente. Diverso è il discorso relativo ai reati in, di carattere colposo. Ecco perché un modello organizzativo gestionale 231 potrebbe contenere al proprio interno l'unica procedura. Eh, riferita ai reati in materia di sicurezza sul lavoro. Allora mh, voglio concludere dicendo che eh, abbiamo messo in piedi un sistema eh, informatizzato, è un, non è un software, non lo chiamiamo software perché il software fa pensare a un qualcosa che fa tutto da solo, non è così, è un modello abbastanza, eh, non dico complesso, è un modello eh, intuitivo ma non automatizzato. Il sistema eh, consente alle imprese Iscritte a Lance, per ora il sistema è gratuito per le sole imprese iscritte a Lance, di accedere a questo portale e inserire delle credenziali, ottenere delle password che consentono all'impresa di fisicamente costruire il modello. Sulla base di una serie di richieste che vengono fatte in prima battuta dal sistema. Esiste un questionario che fa una serie di domande per capire qual è il tipo di struttura organizzativa dell'azienda. Dopodiché il modello va avanti e viene compilato, sulla serie, viene compilato direttamente da, da, dall'impresa, quindi dal redattore del, di chi ha la responsabilità poi della gestione del modello organizzativo. E, quindi il, il sistema è assolutamente efficace. Tra le altre cose, il modello organizzativo, il software squadra 231 è stato inserito anche all'interno del codice di comportamento e la validazione del codice ha comportato anche la validazione da parte del Ministero della Giustizia del nostro software. Quindi questo è un ulteriore valore che abbiamo eh, avuto eh, da parte appunto, delle istituzioni, cioè il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia. Delle modalità eh, diciamo, di eh, implementazione del modello attraverso il software squadra. Abbiamo, eh, riceviamo costantemente, quotidianamente, richieste da parte delle imprese di ottenimento di credenziali, eh, però a questo punto lancio qui, eh, visto che ci sono praticamente tutti i CPT. Un messaggio, un messaggio, che è quello di eh, cercare di assistere le imprese che fanno questo tipo di richiesta. Noi ci stiamo attivando come ANCE per poter organizzare eh, in, in, per poter mettere in piedi dei seminari informativi formativi eh, della durata di una giornata in cui eh, sarà spiegato attraverso insomma, con il mio contributo e con soprattutto quelli, i tecnici che hanno lavorato. Sul, sul modello e ICIC che poi è l'Istituto di Certificazione delle Imprese di Costruzione che ha per prima insieme ad Ance messo in piedi il modello per ehm, insegnare alle imprese a realizzare il modello cioè fisicamente far vedere come partendo da zero imputando i dati aziendali si riesce a costruire un modello organizzativo eh, quindi chiudo dicendo a voi CPT, che poi sarete di fatto il braccio operativo delle imprese in qualche modo, di ehm, seguire le imprese che so che sono tante eh, quelle che hanno fatto richiesta di credenziali, però dal monitoraggio che io effettuo noi effettiamo eh, diciamo, periodicamente ci risulta che hanno ottenuto, ci sono tantissime richieste, oltre 300 imprese hanno richiesto le credenziali, ma poi di fatto i modelli. Eh, sono pochissimi quelli che sono, sono stati messi in piedi un bel numero di modelli, ma la chiusura del modello non è stata ultimata da diverse da moltissime imprese. Quindi c'è qualcosa che non va, ma non nel modello, ma sicuramente è un problema di, diciamo, di comunicazione, di formazione ulteriore, sulla quale noi ci stiamo attivando, ma chiederemo la collaborazione sicuramente di tutti i CPT, che di fatto saranno chiamati successivamente ad asseverare anche i modelli costruiti sulla base delle nostre indicazioni. Grazie. Grazie, allora adesso per l'ultimo intervento, ehm, prima delle conclusioni intendo dire, considerate che eh, ho, ho domandato per essere sicuro di questo dato che mi risultava e di non dare dei numeri a caso, eh, il settore dell'edilizia ha circa 170-180 RLST che svolgono le funzioni che sono previste dal testo unico e quelle previste dal contratto. In rappresentanza di questi oggi interviene, chiedo scusa, lo abbiamo chiamato Virzi e d'altra parte c'è un regista di talento che si chiama Virzi, di grande talento, invece il nome esatto è Virzi e adesso gli diamo la parola, grazie. Grazie per questo invito che non è scontato, è un'occasione per me, mi sento di parlare un po' a nome del... Di degli RST in generale per poter ragionare insieme sull'opportunità eh, che, che, che senz'altro la severazione rappresenta e dare insomma, questo piccolo contributo nell'ottica appunto della tutela eh, politica e sindacale. Anche. Eh, una piccola premessa, io opero in un territorio di, nel, ter nel territorio di Parma, un territorio un po' laboratorio. Eh, da oramai cinque anni esiste un ufficio RST unitario che io credo che, di poter dire che è un po' l'esempio di come si possano creare delle sinergie, eh, si possa lavorare e eh, collaborare in modo affattivo senza schiacciarsi i calli tra tecnici del Comitato Paritetico e, e appunto RLST. Ehm, credo che molto della, della crescita professionale, per quanto mi riguarda, senz'altro è dovuta alla vicinanza con il Comitato Paritetico. E Parma è uno di quei territori, so che non sono molti, dove. Eh, le linee guida, quelle espresse nel rapporto CNCPT-RST del 10 maggio 2011, è fondamentalmente applicato. Quindi eh, i tecnici del CPT ci, ci garantiscono il supporto tecnico eh, ehm, e, se volete, nel nostro piccolo, un, un modo per tradurre in modo pratico appunto il modello partecipativo che poi ispira no? l'81 e, e non solo. Venendo un po' più uh, all'asseverazione, nella checklist leggevo al capitolo 2.3 eh, si parla appunto di registrazioni relative alla consultazione dell'RLST. Eh, sono poche righe ma importantissime io credo, perché tutte le volte, soprattutto in fase di consultazione, che siamo appunto investiti dalle aziende, di poter, abbiamo l'occasione appunto di eh, eh, manifestare eh, come eh, deve essere eh, eh, predisposto un piano operativo di sicurezza. Eh, eh, è un'occasione per noi eh, di eh, stimolare, di come dire, partecipare all'organizzazione, o un aspetto dell'organizzazione della. Eh, dell'azienda eh, che è quella appunto della pianificazione della, della sicurezza. Eh, ma eh, questo ovviamente è una, una parte dell'asseverazione, eh, per noi è, è un pezzo fondamentale naturalmente. Io, eh, è già stato detto molto, sono, sono certo che l'asseverazione la, la, è, è una grande opportunità. Eh, per chi opera nel settore, per modernizzare il settore e, eh, 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 se volete, anche un po' per ripurirlo. Però eh, insisto su un aspetto. A latere non deve essere dimenticata, io penso, l'azione eh, rivolta anche a chi sfuggirà all'asseverazione. Eh, L'augurio, ovviamente, di, tu, di tutti noi è quello, mh, è, le nostre attese sono quelle. Eh, che le aziende appunto si, si sottomettano all'asseverazione, eh, che con l'occasione dell'asseverazione possano eh, come dire eh, comprendere quanto è importante un sistema di gestione e quanto possa portare anche concretamente a, a dei risparmi. Eh, organizzarsi al meglio è senz'altro una cosa positiva. Eh, però mi sento di dire questo, scusate se il mio intervento è così breve, non sono un bravo oratore, eh, se a latere però eh, si continua con, eh, eh, a irrobustire la vigilanza, a, a dare le risorse agli enti ispettivi per appunto, scoraggiare tutte quelle aziende o pretese tali che intendono proseguire eh, nell'irregolarità, lavorare nel sommerso, nel nero. Ecco, di per sé è una cosa molto importante l'asseverazione e modernizzazione, eh, però io credo che all'attere debba esserci eh, eh, indubbiamente e eh, debba essere incoraggiata e non, non tolte le risorse alla vigilanza e eh, quindi agli enti ispettivi per colpire appunto eh, tutte quelle aziende che, che non, non decideranno eh, e che, che, che si sottrarranno al controllo. Grazie. Bene, grazie. E adesso prima eh, Francesco Sannino, vicepresidente della Commissione nazionale, per un suo commento finale diciamo, dall'ottica della Commissione nazionale e poi l'ultimo intervento. Diciamo che i lavori di stamani sono, a mio avviso, risultati importanti. Eh, soprattutto per eh, due ragioni. La prima, rispetto alla firma del protocollo con il Ministero del Lavoro, con il quale si riconosce ulteriormente un lavoro importante fatto dalla nostra bilateralità di natura contrattuale e indirizzando i controlli soprattutto nei confronti delle imprese che non sono qualificate. Eh, di questi tempi non credo che sia poco. La, eh, secondo, il secondo aspetto che ritengo è una notizia un'informazione che a me mancava, legata al fatto che eh, si riprende eh, l'attività eh, che in questi ultimi anni tanto aveva fatto e bene eh, attraverso il, eh, come dire, il sistema nazionale che era poi di coordinamento dell'attività ispettiva di vigilanza è importante soprattutto perché anche qui eh, riconosceva per l'ennesima volta un ruolo importante alla bilateralità di settore che veniva chiamata al tavolo di chi poi doveva gestire e gestisce la vigilanza. Uh, in, questa, in, questo, in questo settore. Uh, va tutto bene? Eh, insomma, proprio bene? No. Uh, in parte a causa della crisi che morde sempre di più, ma consentitemi anche a causa delle scelte non quelle più recenti che dal punto di vista politico consentitemi per un momento di togliermi la giacca diciamo istituzionale di vicepresidente di un ente bilaterale per eh, indossare quella del puro sindacalista, bene, propriamente bene, non, non, non va. Non va perché veniva in qualche modo citato e ricordato da chi è intervenuto all'interno della tavola rotonda, il fatto che eh, attraverso il decreto del fare, se l'obiettivo era quello di eh, rendere la vita più facile alle imprese, riducendo eh, al massimo i problemi burocratici, dall'altra, però è intervenuta anche toccando tutele che riguardano i lavoratori. A partire dalla ex, così lo chiamo io, documento unico di regolarità contributiva. Eh, non c'è da essere soddisfatti, non c'è da essere soddisfatti per le cose che. Ricordava Pennesi e che noi condividiamo rispetto a un lavoro importante che è stato fatto da noi, come sindacato, ma anche da altre associazioni, da alcune associazioni imprenditoriali, rispetto a un obiettivo che è quello relativo alla patente, appunti. Eh, L'asseverazione va bene così come noi l'abbiamo sempre considerata, perché è una tappa rispetto a un obiettivo finale che è la realizzazione della patente appunto in questo settore. Anche perché, come veniva anche qua ricordato poc'anzi, non è che la separazione possiamo pensare di applicarla alla microimpresa. Che rischia di rimanere esclusa da interventi importanti, sul quale noi dobbiamo iniziare a riflettere anche rispetto a quanto il Cresme stamattina, con l'intervento di Bellicini, ci ha puntualmente ricordato: che siamo di fronte comunque a un settore che cambia, che è rappresentato sempre più da micro realtà, da una parcellizzazione del settore che opera su interventi legati alla ristrutturazione. Eh, sulla patente appunti, dopo un importante lavoro fatto, eseguito dalla, dalla, dalla eh, Commissione Consultiva, e ci siamo trovati poi di fronte a una scelta politica che è andata in una tutt'altra tutt direzione. Allora, dico questo perché ci troviamo di fronte in realtà, e eh, questo è l'aspetto sul quale dobbiamo riflettere tutti quanti insieme, in una, eh, in una fine, nella fine della fase propulsiva del eh, testo unico in qualche modo, a causa della crisi e poi delle modifiche apportate nel corso dell'ultimo periodo. Eh, il problema della sicurezza, al di là dei numeri e delle cifre che sono state ampiamente ricordate stamani, va rimesso al centro dell'agenda dell'azione del, eh, di questo esecutivo, di questo governo. Sappiamo che al centro della riforma del mercato del lavoro c'è l'ipotesi di costituzione di un'agenzia unica nazionale che interviene, dovrebbe intervenire sulla vigilanza. Siamo convinti che questa potrebbe essere una soluzione a una condizione che sia, innanzitutto, autonoma e che abbia le risorse economiche e umane per poter operare al meglio su questo fronte. Poi, nuovamente, anche qua consentitemelo perché la cosa rientra e potrebbe rientrare in una prospettiva prossima. Eh, di interesse della nostra bilateralità, almeno me lo auguro, ed è un aspetto legato sempre alla ipotesi di riforma del mercato del lavoro. Eh, quello che va avanti è una semplificazione del sistema, anche qua, delle tutele eh, attraverso Uh, come dire eh, la modifica degli ammortizzatori sociali uh, con una ipotesi di riduzione di questo tipo di strumento dello strumento della cassa integrazione a favore di un aumento temporale del periodo di, gassa, di disoccupazione per coloro che sarebbero espulsi dall'attività produttiva. Eh, anche qua c'è un problema di risorse, a nostro avviso, dove effettivamente lo Stato è in grado di eh, recuperare quelle quantità di risorse necessarie per mettere in campo un'azione del genere, visto che oggi la Cassa Integrazione è a carico sia delle imprese che dei lavoratori. Eh, però è chiara una cosa: che se passa questo orientamento e questo diventa legge, significa che si spostano anche le politiche attive, che passano dall'impresa al mercato del lavoro. Eh, e qui entriamo in campo noi, come soggetti politici come parti sociali rispetto al fatto che se l'idea del governo e del parlamento è quello di ridurre ai minimi termini lo strumento degli ammortizzatori sociali allora mi sembra scontato il fatto che le imprese e le imprese di questo settore eh, paghino Uh, gli venga applicata un'aliquota più bassa rispetto a quanto oggi pagano perché se in edilizia dovesse passare l'idea per cui la cassa di integrazione ordinaria eh, vale solo per maltempo, faccio un esempio e eh, allora quel 5,20 non capisco per quale motivo le imprese dovrebbero continuare a pagarlo, che quello è un vero costo del lavoro che le imprese di questo settore hanno. E se è questo, allora noi dobbiamo anche essere in grado di dire, di dirlo insieme alle istituzioni, che di fronte a un'operazione di questo tipo, una parte c'è un risparmio, ci deve essere un risparmio a garanzia a garantito alle imprese, ma una parte poi di questo risparmio va. Rinvestito nel sostenere la bilateralità di settore e poi vediamo su quale fronte, se sul fronte della sicurezza o della formazione sulla sicurezza, che è l'altro aspetto estremamente importante. Poi sulle altre questioni. Io credo che ehm, dobbiamo fare un, un attimo di eh, chiarezza rispetto al ruolo che alcuni comitati tecnici paritetici hanno nel territorio. Eh, se contrattualmente il comitato tecnico paritetico chiamata a svolgere la sorveglianza tecnica in cantiere, e allora non ci sono, eh, non ci sono soluzioni, non ci sono eh, scelte che possano andare in una direzione completamente diversa, completamente opposta. Perché ce lo ricordava anche qua Bellicini stamani, a fronte di oltre 100 comitati tecnici paritetici, gli enti impegnati sulla sorveglianza tecnica sono una parte importante, ma non sono la totalità degli enti che operano su questo fronte. E qui c'è un problema contrattuale enorme, perché noi da una parte diciamo che il ruolo dell'ente degli enti è fare formazione, fare formazione professionale, fare. Eh, prevenzione e poi dall'altra nel territorio c'è chi invece si ostina magari a fare, a fare altre cose eh, su questo va fatta la massima chiarezza eh, il contratto perché di questo si tratta deve essere rispettato da tutti gli enti Siano comitati tecnici paritetici, siano scuole edili, siano casse edili. Ehm, Cos'altro uh, aggiungere? Beh, a me mi viene in mente una cosa rispetto al fatto che parlando di asseverazione questa non può essere applicata alle piccole e micro imprese. Allora, iniziamo a dire, a immaginare anche qua l'idea che possa un giorno valere anche per queste realtà il fatto che se monitorate ad esempio dal Comitato Tecnico Paritetico eh, i controlli vengono principalmente e non esclusivamente ma principalmente orientati verso quel mondo che invece non si riconosce nel, nel sistema. Quindi questo è un altro aspetto. Ma poi ce n'è un altro ancora che potrebbe essere di collaborazione tra enti diversi, tra cassa, scuola e comitato tecnico paritetico, rispetto alla necessità con un lavoro di squadra tecnico che opera in cantiere, l'amministrativo della cassa che ha altre funzioni, quello di andare a vedere, non con un ruolo eh, coercitivo, eh, ma di eh, assistenza all'impresa che in qualche modo non mette tutto in busta paga, non denuncia tutte le, tutte le ore effettuate come queste possano rientrare cioè fare in modo che eh, vengano, eh, riemergano dal grigio che sta aumentando, sta aumentando tantissimo su questo fronte. Si è detto, e mi avvio verso le conclusioni, gli infortuni diminuiscono. Eh, io non voglio entrare qua nel merito se poi effettivamente a fronte anche della riduzione delle ore di lavoro a causa della crisi nell'ultimo anno se effettivamente la percentuale è quella oppure no. Eh, andiamo a vedere un altro dato, quello delle malattie professionali che non viene mai citato. Cioè noi diciamo che facciamo eh, sorveglianza. Facciamo prevenzione, eh, facciamo, ci occupiamo di, dei problemi legati alla salute e però poi quello che succede su quest'altro fronte non lo evidenziamo mai. Eh, solitamente vengono, quando le cose vanno bene, diciamo che questo è un appunto che faccio. Si tende a sottolineare le cose positive. C'è una riduzione, un calo importante degli infortuni, però non si citano e non si, non si cita l'aumento delle malattie professionali, in, purtroppo grave che sta avvenendo negli ultimi anni. Noi abbiamo preso un impegno nei mesi scorsi come CNCPT. Dopo il lavoro fatto, il buon lavoro fatto sul fronte dell'asseverazione, che è quello di porre attenzione su quest'altro punto. Eh, perché sappiamo che un edile che ha 50 anni può continuare a operare in questa categoria solo se gode di buona salute e non eh, se invece ha una grave malattia. Eh, nella, eh, sul fronte della sicurezza c'è un impianto importante, a parte tutto, a parte le modifiche come ricordavo, che comunque ha dato delle risposte. Su quello delle malattie professionali e a partire dall'Europa, negli ultimi otto anni, visto che anche qua è stata giustamente citata, non è stato prodotto nulla. Non c'è una ricerca a livello europeo su questo, su questo fronte. Allora io dico, e, e termino veramente. Eh, bene, allora prendiamo se è possibile, iniziamo a immaginare se è possibile come prossimo appuntamento l'idea di lavorare insieme, CNCPT con la sua articolazione, quindi coinvolgendo i comitati tecnici territoriali e l'INAIL per effettuare una ricerca nazionale sul tema delle malattie professionali nel nostro settore, coinvolgendo tutto il territorio, tutte le province, sapendo che e prendendo come riferimento eh, anche le esperienze rare, poche purtroppo, che su questo fronte eh, in alcune realtà sono state realizzate. Grazie, grazie al nostro vicepresidente. Che oltre a commentare, diciamo la, la giornata odierna ha fornito anche spunti di riflessione al sistema. Su, su, su possibili eh, sviluppi, diciamo così, su cui orientare l'attività dei nostri comitati. Adesso per le, le conclusioni la parola al direttore generale Dell'INE. Grazie a tutti. Io intervengo come sempre quasi alla fine eh, di eventi come questo odierno mh, e quindi mi scuso, però ehm, vi posso mh, mh, assicurare che ho condiviso la filosofia di, di questo importantissimo evento e eh, diciamo, conosco il, il nucleo di gran parte degli interventi quantomeno dei rappresentanti dell'INEL. Ritengo che sia, mh, ringrazio CNCPT ovviamente che è un partner indispensabile in questa, in questa attività, ritengo che eh, racchiuda al meglio quelli che sono gli interventi diciamo, di sostanza del, del nuovo INAIL sul fronte della prevenzione e che rappresenti anche un segnale di grande attenzione ad un settore non ci sfuggono i dati economici, i drammatici dati economici e quindi anche la stessa analisi dei dati INAIL di cui sicuramente avrà parlato il Presidente De Felice stamattina vanno letti in un contesto estremamente difficile. In relazione a ciò ehm, vorrei ehm, aggiungere alcune considerazioni che potrebbero sembrare di contorno ma in effetti non lo sono perché eh, evidenziano la grande attenzione anche sul fronte della politica degli investimenti dell'Istituto nel, nel settore dell'edilizia. Cioè eh, qualche giorno addietro è stato eh, convertito in legge il decreto legge cosiddetto Sblocca Italia che reca una. Eh, apertura sul fronte degli investimenti immobiliari in edilizia dell'Istituto, quindi eh, oggi c'è una disponibilità eh, non troppo conosciuta, ma che secondo me va fatta veicolare nel modo più, mh, più snello, più rapido e più diretto possibile c'è una disponibilità dell'Istituto per circa un miliardo di euro da, da oggi al 2016, quindi stiamo parlando di risorse importanti anche in un arco temporale molto ristretto, per finanziare progetti di pubblica utilità, con particolare riferimento a quelli in avanzato stato di completamento. Siccome gli investimenti sono investimenti ex legge nel settore edilizio, ritengo che eh, alle prime mh, timide ma significative segnalazioni nel, sul fronte del piano per l'edilizia scolastica, per quanto concerne talune esigenze dell'edilizia sanitaria, ma anche ricordando che il Parlamento ha aggiunto tra le priorità indicate dalla legge anche il social housing, tra le finalità che possono essere oggetto degli investimenti. Questo sul fronte ovviamente degli investimenti immobiliari che non toccano il tema odierno o meglio non lo toccano direttamente ma che sul piano finanziario possono essere anche associate a quelle attenzioni che l'Istituto ha posto eh, dal punto di vista del, del sostegno in termini di incentivazione economica all'attività dell'edilizia, quindi la quota significativa che viene assorbita dall'ormai noto ISI, quindi questo questo sistema che abbiamo originato nel, nel 2010 e che, che, dopo una partenza un pochino difficoltosa, credo che oggi abbia, abbia raggiunto eh, margini di, diciamo, di sicurezza e di attenzione molto elevata. E, come voi anche sapete, Quest'anno abbiamo tirato fuori dal cilindro un'altra ipotesi che è un'ipotesi da sottoporre alla tenuta proprio applicativa, il bando FIPIT, che eh, è per l'edilizia quindi una procedura non eh, a sportello ma una procedura graduatoria che vede eh, una eh, assegnazione all'edilizia di circa 10 milioni di euro. Accanto a questo ovviamente tutto quello che vi siete detti in questa giornata, cioè una eh, presenza dell'istituto. Alla ricerca di alleanze importanti, cioè non si può pensare ad una prevenzione, quindi attività di formazione, assistenza, consulenza, eh, guida, eh, redazione normativa, indicazione di buone prassi senza ricercare. Pochi e qualificati alleati. Ecco, i pochi e qualificati in effetti forse sono troppi, cioè nel senso che il sistema è un sistema ancora troppo articolato, nel senso che qui chi parla non vuole certo pensare ad, una, ad un ridimensionamento diciamo, delle istanze, delle, delle esigenze, non vuole certo far tacere i soggetti che rappresentano legittimamente e adeguatamente il, il sistema e che quindi devono portare la propria voce, però eh, ripeto, eh, qualcuno anche, ha anche detto eh, auspichiamo di poter collaborare a, quel, a quell'attività di semplificazione. Semplificazione non sempre è nemica di una riduzione delle tutele. Quindi secondo me eh, semplificazione se ben fatta, se ben, se ben condotta, è un'attività meritoria che può addirittura elevare il livello delle tutele. Da un lato, infatti, io inviterei a riflettere su quella che è a volte una, un eccesso di legislazione, che però è appagante dal punto di vista del rispetto degli adempimenti, ma che però alla fine, nella sostanza, non produce i risultati attesi. Quindi, ben vengano le riduzioni di controlli per realtà. Sottoposte già a controlli generali, a severazioni e, e a soggetti, eh, ovviamente a, a, a valutazioni di soggetti terzi, però attenzione. Valutiamo prima, verifichiamo prima che ciò che noi rintracciamo nei protocolli, negli accordi, quindi le attività di monitoraggio e verifica siano realmente praticati. Non vorremmo ehm, scontrarci con eh, altaluni equivoci che invece rintracciamo in altre normative, ad esempio quella complessa e farraginosa normativa sull'anticorruzione e trasparenza. Che non, pur in presenza di, di un pieno e puntuale rispetto di disposizioni normative, non esclude anzi, anzi le amministrazioni più furbe cioè i, i, i corruttori più, più incalliti sono proprio quelli che sanno far conciliare il puntuale rispetto delle norme con l'elusione e con sostanzialmente l'espressione eh, di episodi di corruttela i più significativi possibili. Quindi con questo voglio dire bene la normazione, ma non fermiamoci alla normazione, non fermiamoci alle prassi, andiamo a verificare e lo dobbiamo fare insieme: se un sistema ha funzionato, se una normativa è stata efficace. Ecco, e eh, adesso, adesso un invito anche a agli uffici e agli operatori apprezzabili dell'Inail, quindi non mi presentate solamente accordi ma dimostratemi pro futuro che questi accordi hanno effettivamente colto nel segno e sono serviti perché abbiamo, abbiamo esaminato, abbiamo verificato i dati di monitoraggio, i dati applicativi, sono serviti a correggere l'azione, a confermarla e certe volte se effettivamente il risultato non è stato prodotto a cambiare è completamente rotta. Quindi anche su, mh, sugli incentivi sappiamo per adesso e possiamo anche eh, essere orgogliosi delle cifre che, che l'Istituto ha sostanzialmente messo in campo con il bando 2014. Che sarà probabilmente pubblicato entro il 15 dicembre del 2014, le risorse dal 2010 a oggi avranno quasi raggiunto l'importo di 1 miliardo e 100 milioni. Quindi sono somme che in questo momento devono essere eh, ricordate per la loro importanza, ma eh, ci devono anche far interrogare su quello che queste somme effettivamente hanno portato. Questi soldi sono sì dei contributi a fondo perduto, ma le finalità non devono essere a fondo perduto. Cioè le finalità sono esattamente quelle: servono perché le imprese, quindi aiutate dall'istituto fino a 130 mila euro e fino al 65% dell'investimento, debbono aver effettivamente implementato il livello di salute e sicurezza. In questo contesto, ciò che è stato fatto è certamente più importante di quel che è stato fatto, anzi il come è stato fatto cioè deve giustificare quel che è stato fatto e le risorse che sono state sostanzialmente applicate nel sistema economico. In questa situazione generale io ritengo che l'azione di semplificazione che qualcuno evocava non sia oltremodo rinviabile. Ma ehm, proprio perché i tempi sono tempi lunghi, eh, proprio perché con molta diciamo, probabilità occorrerà operare anche una, una riflessione ampia sul sistema delle competenze istituzionali e quindi questo non lo si potrà fare se non toccando il titolo quinto della Costituzione, dobbiamo andare avanti ricercando tutti insieme il senso della nostra azione garantendo le nostre specificità, ma avendo come obiettivo, come fine comune quello a cui tutti teniamo, elevazione dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori in un'impresa sana e possibilmente eh, più florida della situazione che oggi purtroppo registriamo. Allora grazie, e rimane un ultimissimo adempimento e siccome siete stati attenti fino alla fine vi prego di esserlo anche in quest'atto finale. Ringrazio ancora una volta il dottor Lucibello per le conclusioni che ha fatto di questo nostro seminario e senza dilungarmi devo dire che ci possiamo ritenere assolutamente soddisfatti voglio dire, no? del seminario. Poi c'è l'attuazione, diciamo no? naturalmente che veniva richiamata che è più importante del seminario naturalmente. Eh, vorrei che ehm, i tecnici eh, che eh, hanno concluso il terzo e ultimo per il momento corso di formazione a eh, si fermassero e vorrei che eh, il Presidente Garantola, il vicepresidente Sannino, ma vorrei coinvolgere anche Benedetti, 40 terracina che hanno collaborato nella positiva riuscita di, di quest'ultimo ciclo formativo vorrei che consegnassero gli attestati che come dire certificano della loro acquisita competenza nel campo... Eh, allora prego la segreteria però di portarmi l'elenco. Ah, ce l'ho qua l'elenco. Benissimo. Allora Massimiliano, vieni qua, dai una mano, va. Fai, leggi tu l'elenco che li hai conosciuti, sei stato con loro per quattro settimane, fallo tu.